Non chiedo scusa a Berlusconi, ha mentito agli italiani, ha detto ad Arcore si tenevano cene eleganti, qualche volta si ballava, ma io non partecipavo al ballo per un fioretto fatto in gioventù. Più spesso si parlava di politica, di gossip, io confezionavo battute e cantavo i pezzi di Apicella. Mai si sono svolte scene di valenza sessuale. La sentenza che lo assolve in appello, che lo fa giustamente gioire perché è confermata in Cassazione, dice invece testualmente: le serate di Arcore erano caratterizzate da atti sessuali pubblici per stimolare la libidine del padrone di casa. È normale che un imputato a sua difesa dica qualsiasi cosa, ma un Presidente del Consiglio in un paese serio non può permettersi di prendere per i fondelli gli elettori senza conseguenze. Non chiedo scusa a Rubbi, che ha raccontato la favola di aver frequentato Berlusconi solo per chiedergli di aiutarla a sottrarsi all'abbraccio di uomini cattivi che la spingevano a prostituirsi. Mentre i giudici che assolvono Berlusconi scrivono: tra Berlusconi e Rubbi c'è stato un effettivo svolgimento di atti di natura sessuale certamente retribuiti. E l'avvocato Coppi, difensore vittorioso prima di Andreotti, adesso di Berlusconi, aggiunge: va bene, ad Arcore si sono svolte cene e prostituzione a pagamento, ma non c'è prova alcuna né che Berlusconi conoscesse la vera età di Rubbi, né che abbia indotto i funzionari di polizia ad agire contrariamente al loro dovere. Ha fatto solo una telefonata, informando che c'era una consigliera regionale pronta a prendere in consegna la minore, Nicole Minetti, che poi si rivelerà, dice proprio Coppi, attenzione, quella che è il presidente e la malafemmina. Non chiedo scusa agli italiani che troppo consegnano alle sentenze la selezione della classe dirigente del loro paese, tantomeno chiedo scusa a chi oggi crocifigge la Boccassini, perché prima dovrebbe spiegare a quelli che li ascoltano che se una minore viene fermata per furto e racconta di prostituirsi a pagamento in un giro che coinvolge il Presidente del Consiglio, i magistrati dovrebbero far finta di non sentire e girarsi dall'altra parte. Non chiedo scusa al dottor Ostuni, capo gabinetto del Questore di Milano, che la sentenza di assoluzione dice chiaramente non è stato né costretto né concusso né indotto ad agire in quel modo, ma a Repubblica Anna Maria Fiorillo, il magistrato che aveva deciso di avviare Rubbi in comunità, spiega: io impartisco una disposizione, ma la funzionaria di polizia la disattende. Perché la disattende? Perché glielo chiede il suo capo, Ostuni. E perché glielo chiede? Perché riceve la telefonata di Berlusconi. È qui che sta l'abuso. Il Presidente del Consiglio scrive, proprio così, la sentenza che lo assolve, agisce non per altruismo, ma nel suo personale e concreto interesse. Alza il telefono per impedire uno scandalo che potrebbe nuocergli. Allo stesso modo, lo stesso Presidente del Consiglio ha potuto alzare il telefono per chiedere ad altre autorità che dovrebbero essere indipendenti di chiudere i programmi a lui sgraditi. Non si è verificato un reato né nel primo caso né nel secondo caso. Io questo la considero una enormità, un vuoto della legge, un vuoto del diritto, anche se noi viviamo in un paese in cui il candidato governatore del PD in Campania definisce l'abuso d'ufficio una sciocchezza. Dunque chiedo scusa, ma solo a voi spettatori, non per aver detto cose false, visto che abbiamo sempre detto cose che si sono confermate come vere, ma per il disturbo che certe trasmissioni hanno provocato. Chiedo scusa per il disturbo, dimenticatele e cantate con me, ancora tu, ma non dovevamo rivederci più, vedrete che ci scappa da ridere o da piangere, fate voi.
ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. L'auto del senatore Verdini, che ha lasciato la sede di Forza Italia a Piazza San Lorenzo in Lucina, e sta andando al Senato. Probabilmente no. Sta andando a mangiare. Occhio che scende. Sì, sta scendendo. Sì. C'è state? Si gira tutto, eh? Arriviamo subito. Buongiorno. Come oggi no? Un secondo, è in minoranza nel suo partito. Dopo, più tardi, possiamo? Un minutino, senatore. Va bene, aspettiamo. È chiaro che Verdini è oggi più vicino a Matteo Renzi come idea, anche se poi è stato il primo a dire sempre, cioè è assolutamente in contraddizione, perché è il primo che durante le riunioni che facevamo ci diceva sempre: questa riforma fa letteralmente pena, diciamo così, però lo facciamo perché dobbiamo sostenere il patto del Nazareno. Oggi cambia letteralmente idea. Però anche Berlusconi, se posso, onorevole, no, prima sì, Berlusconi l'ha motivato però il suo cambio di idea. Buongiorno, ancora tu. Sempre io, sempre qua stiamo. Dimmi. Lettera di dissenso, sì, insomma. Lettera di dissenso. Lettera di precisazione che non siamo e non saremo mai contro Berlusconi, ma non condividiamo la linea politica. Il partito ha un po' confusione, questo diciamo. No, beh, non mi sembra. Vi aspettavate oggi un voto arcobaleno, avete avuto un voto compatto che però era un voto di vicinanza a Berlusconi. Personale a Berlusconi personale in un momento per ciò difficile. Che mi concerne. Buongiorno, onorevole. Ci ha pensato la notte, ha portato consiglio. Sì. E ho votato la fiducia a Silvio Berlusconi. Tanto avete detto, tanto dovete fare, poi alla fine solo lei Rotondi ha votato sì alle riforme. Sono scelte di coscienza, non è che si fanno le riforme istituzionali con giochi di corrente. Io ho votato per affetto, glielo assicuro. Per affetto? Sì. Contro Berlusconi ha votato però. Contro un'opinione sbagliata e a favore di Berlusconi. Onorevole Bianconi, ci aiuta a capire che succede un po' dentro Forza Italia? No, dai, io a lei non gli parlo. Ma dai, ma ha parlato con i colleghi Ma adesso. Con te ci parlo. Ma perché? Perché volevamo, no? Volevamo sapere solo questo prima sia le riforme, poi no. Non si capisce molto. Lei è sempre stato per no, però il partito ha cambiato linea, soltanto questo. È cazzi del partito, mica miei. Ma è il suo partito, quindi cazzi anche suoi. Oh, io faccio l'opposizione. Con questa visione così è piuttosto stalinista. Lei ce l'ha un po' la faccia stalinista. Addirittura. Lei da fittiano per una volta è in linea col partito, no? No, il partito che si è messo in linea con noi. Che è una notizia, diciamo. Ma noi abbiamo sempre votato contro appunto, queste riforme. Dicevo. È un segnale. E adesso finalmente sono arrivati anche loro. Però benvenuti. Momentaneamente, no? Perché diciamo è stato un gesto d'affetto nei confronti di Berlusconi in un momento così difficile, no? Vigileremo affinché questo gesto d'affetto si ripeta anche al Senato. Io glielo auguro, ma morirete le leghisti, perché ormai Salvini. Per carità. Ci aiuti un po' lei che è la nostra guida, non riusciamo a capirci più niente. Prima fate le riforme con Renzi e adesso opposizione. Che succede? Anche le buone famiglie litigano. Perché ci sono le separazioni? Perché vuol dire che litiga moglie e marito, e così è la stessa cosa anche nella politica. Lei era tanto contento, mi ricordo, di stare con Renzi, adesso è contento di essere tornato all'opposizione? Sembra quasi una dittatura, perciò non mi parlate più della Corea del Nord, perché qui siamo quasi alla stessa sì, ma però io l'ho intervistata 2 mesi fa e mi diceva: che bello, io sono contento di stare con Renzi. Vende bene il fumo. Fa credere tutto agli italiani, però e non poi è però così. Per un anno sto fumo siete. Va bene, come spiegati. Succede nelle buone famiglie, per andare avanti devi abbozzare, ma diciamo abbozzare, mettere giù tutti i rospi. Berlusconi che torna a Roma il giorno dopo l'assoluzione della Cassazione sul processo Ruby, ad attenderlo ci sono una cinquantina di sostenitori, simpatizzanti e tutti i parlamentari di Forza Italia. Presidente, solo un presidente. Ok, ciao, ciao, salve. Grazie, ciao. Buongiorno onorevole. Onorevole, buongiorno. Ha organizzato un brindisi per Berlusconi. Senta, è contento che sta prevalendo la sua linea nel partito? Posso chiedere solo questo? Grazie. Senatore.
L'ho aspettato un'ora e mezza al ristorante, poi mi ha fregato con la macchina. È venuto a festeggiare Berlusconi anche lei, questa è la notizia. Come sta? Felice, immagino, per suo fratello, no? Felice, certo, felice. Ora torna in campo, l'ha detto. Lui non è mai uscito dal campo. Vabbè, insomma. Ora però che l'hanno assolto, basta questa magistratura, no? Dovresti essere contenti, no? Che palle, siamo molto contenti. E adesso? Ritorna in campo. E adesso continuerà a lavorare, come ha sempre fatto. Però c'è la questione della Severino, no? Per cui è comunque sempre incandidabile suo fratello. Certo, però adesso abbiamo un sindaco del PD che sta facendo una bella battaglia. Farete insieme, continuerete a farla insieme. Riuscirà a farla solo per lui. Quindi il patto del Nazareno non è finito, diciamo. È uscendo, dietro! Dietro! Siamo! Che usciamo, viene fuori! Sì, i giovani. Dal 94 che siamo con lei, una cosa interessante. Il microfono di anno zero, gli dica qualche cosa a Sartoro, che deve chiedere scusa a Sartoro. Fate passare. Mi deluderebbe molto perché erano normalissimo. Francesca qui, grazie. Ancora qui, Francesca? Tirato merda, ma glielo chiedete scusa a Santoro, gliela chiede scusa a Santoro di tutte le nefandezze che ha detto a Berlusconi, tutte le nefandezze che avete detto nelle vostre trasmissioni, gliela chiedete scusa? Ma di cosa? Di tutte le trasmissioni merdose che avete fatto, che avete insultato Berlusconi dalla mattina alla sera, che vi siete inventati le tele, sempre a guardare dal buco della chiave a spiare. Ma quando? Ma come quando mai? Ma te vergogni? No, io no. C'hai pure la faccia, avete venire qua. Prima chiedetegli scusa, tu e Santoro, hai capito? Ti dovresti vergognare per quello che sei. Tu fai l'informazione e scrivi. Non scrivo. La televisione è difficile. Quello che ti ha spaccato il quadro sulla testa, mi dispiace che ti ha fatto poco male. Ah, simpatico, Sì, te la doveva spaccare la capoccia. Perché hai fatto un'informazione faziosa. Avete tirato merda addosso a Stomo, gli avete fatto 10 anni di torture. Tu e Santoro e l'amici vostri. Va bene. Comunisti schifosi. Va bene. Sei un comunista schifoso. Grazie. Tu la democrazia non sai neanche lo stato. Per voi, Madonna, affanculo, ce l'hai rovinata la giornata. Io? Mi si rovina facile la giornata. Fino adesso, tu e Santò. Va bene, l'ho capito. Merda dietro l'aglio. Comunista e schifoso, non solo comunista, cioè una precisazione, però durante la trasmissione magari avremo qualche notizia in più su questo signore. Secondo me era un infiltrato, non c'entra niente con quei liberal democratici che stavano lì, quindi poi sapremo chi è, diciamo, con precisione, vero Sandro? Magari daremo qualche notizia dopo, però intanto lasciatemi salutare qui, insomma, i miei due colleghi della Sette che baldamente conducono trasmissioni come questa, insomma, Minzolini, e vorrei partire però da lei, no? Mi viene ancora di chiamarla Presidente Fini, ma insomma, che è normale per me. Allora, è un momento sicuramente felice per Berlusconi dal punto di vista giudiziario, cioè non ci sono dubbi, ottiene una grande vittoria, diciamo, nei tribunali, abbiamo visto quali sono dal nostro punto di vista anche gli elementi che confermano, diciamo, il lavoro giornalistico che noi abbiamo fatto in questi anni. Comunque resta il fatto che è una vittoria dal punto di vista giudiziario della quale tutti dobbiamo prendere atto. Però questa vittoria arriva in un momento nel quale lui dice: io scendo in campo, ma questo campo per me è ben poco praticabile, diciamo, dove lui si trova di fronte ad un grosso bivio. Che cosa fa? Cioè, o per riuscire ad avere un po' di spazio di contrattazione deve rinsaldarsi a ciò che sta facendo Salvini, cioè costruire una destra di massa, diciamo, aggressiva, con contenuti molto aggressivi, e in questo modo rompere però con la sua tradizione, con i rapporti che ha in Europa. Oggi ha incontrato esponenti del Partito Popolare, ma lì, insomma, se gli va a spiegare quello che sta dicendo Salvini nelle piazze italiane, quelli gli dicono: oh, ma dove vai? Perché con noi sicuramente non ci puoi stare.
Quindi questo è questo bivio complicato che lascia intravedere un momento drammatico, politicamente drammatico per la destra italiana. È così come la vede lei? Sì, innanzitutto buonasera e grazie per l'invito. Sostanzialmente sono d'accordo con lei, cerco di argomentare e parto dalla sentenza che giustamente, come lei ricordava, fa di Berlusconi e dei sostenitori di Berlusconi uomini soddisfatti. Si è dimostrato nell'aula del Tribunale che quelle accuse non corrispondevano ai fatti. Del tutto diverso il giudizio al di fuori dell'aula processuale, il giudizio di carattere politico, il giudizio relativo al comportamento, ma la sfera penale è un conto, la sfera diciamo privata è un'altra. Io credo che la sentenza debba essere salutata comunque con soddisfazione da tutti, perché dimostra che pur con i mille problemi che ha la giustizia italiana, noi siamo ancora uno Stato di diritto, in cui la magistratura opera per garantire il cittadino e lo fa all'insegna di quel che c'è scritto nelle aule del Tribunale, la giustizia è uguale per tutti. Spero che, ma qualche motivo per dubitarne c'è, spero che da domani quello scontro che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni tra politica e magistratura o, se vuole, tra giustizialisti e garantisti, lasci il passo ad una discussione un po' più approfondita su che cosa occorre fare per garantire che la magistratura sia davvero il pilastro di una giustizia all'insegna dell'uguaglianza. Il che significa anche affrontare il tema, lo sta facendo Renzi, affrontare il tema dell'eventuale responsabilità civile dei magistrati che per dolo o colpa grave sbagliano. Quanto al contesto politico, Berlusconi probabilmente tornerà in campo come lui è capace di fare, con grande dinamismo, con mobilitazione di risorse e di uomini. Non escludo che possa aumentare un punto o due nei sondaggi per quel che possono valere. Non credo però che sia in grado di ripetere quel miracolo, quella sorta di quadratura del cerchio che nel passato anche recente lo vide essere il pilastro attorno al quale si costruiva un'alleanza in alternativa alle sinistre. Perché? Perché non ci sono più quelle condizioni politiche, perché sono passati pochi anni ma è come se fosse cambiato radicalmente tutto, rapidissimamente. Renzi non è Prodi. Prodi metteva insieme contro Berlusconi, contro di me, contro Casini, contro Bossi, un'alleanza che andava da Mastella a Bertinotti e lo faceva anche perché c'era una legge elettorale che garantiva il premio di maggioranza alla coalizione. Oggi Renzi è un signore che ha un partito che viene governato in modo diciamo molto deciso, persino la minoranza interna del PD si rende conto che Renzi è capace di metterli all'angolo, o prendi o lasci. C'è una legge elettorale, se va in porto l'Italicum, che assegna il premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione. Vorrei capire in base a quale miracolo potrebbe essere oggi possibile, come lei diceva, a Berlusconi, rimettere insieme Salvini con Alfano. Salvini ogni giorno contesta Alfano perché Alfano è il ministro degli interni di Renzi. Come può essere possibile, in termini logici, per Berlusconi rimettere insieme contro chi? Contro i comunisti? Ma Renzi oggi rappresenta una sinistra che a me certamente non piace, ma non è certamente assimilabile alla sinistra che rappresentava, non dico Occhetto, ma per certi aspetti nemmeno Veltroni. Cioè Berlusconi è libero dall'accusa infamante, è stato dichiarato innocente, ma è prigioniero delle contraddizioni politiche e non credo, salvo miracoli, che possa uscire da questa impasse soltanto perché torna ad essere attivo nella campagna elettorale. Allora, vorrei allargare a Massimo Cacciari, se c'è in collegamento con noi, e chiedergli subito che, buonasera, che in questo quadro ciò che sta capitando in Veneto è di eccezionale importanza per capire quello che sta succedendo. Quindi un vuoto di leadership a destra, ma un Veneto che non può diventare Casa Pound. Perché non può diventare Casa Pound e cosa sta succedendo dalle sue parti? Ma in parte sta succedendo quello che, di cui prima discutevate, non c'è dubbio alcuno che vi è una disgregazione in atto nell'area Forza Italia e collegati, che è irreversibile sicuramente, perché appunto da un lato c'è la pressione sull'elettorato di Forza Italia di Salvini, di questa prospettiva di una destra anti-europea,
anti-euro, e cioè assolutamente indigeribile per la maggioranza moderata di Forza Italia, e dall'altra parte vi è una forte attrazione anche da parte di questo Partito Democratico di Renzi, perché certamente il Partito Democratico è, ma di Renzi soprattutto. E Renzi certamente tutto gli puoi dire, perché che è comunista e forse neppure che è di sinistra, ammesso che queste definizioni sinistra e destra abbiano ancora un senso. Quindi c'è questa situazione generale, in più c'è una situazione specifica che riguarda la Lega, perché anche nella Lega vi è una divisione sempre più accentuata, che è nel merito, che va presa estremamente sul serio, tra la linea di Salvini e una linea che invece di centro, diciamo così, o comunque certamente moderata, coerente con la storia, con le ragioni, con la base sociale che la Lega, e non solo la Lega, prima di lei i partiti, anche la Democrazia Cristiana stessa, avevano nel Veneto. E quindi questa linea Salvini, per alcuni della Lega anche nel Veneto, contrasta anche con interessi locali e regionali specifici. Cioè il ragionamento che fanno è: se la Lega è quella di Salvini, qui da noi non c'è pappa nel Veneto, perché prima o dopo sfonderà chi? Ma sfonderà Renzi anche nel Veneto, se continuano così, perché appunto l'attrazione fondamentale esercitata sull'elettorato moderato ex Forza Italia o ex di quell'area di centrodestra, oggi come oggi lo esercita Renzi. Non credo certo Alfano, almeno adesso. Se poi si metteranno tutti insieme Alfano, il nuovo centrodestra, magari Fini, non lo so, e poi Tosi, e allora forse si può anche immaginare la creazione di un'area molto interessante per quanto riguarda il Veneto, quest'area sarebbe di nuovo centro, di nuovo centrodestra, ma chiaramente in totale alternativa e rispetto al berlusconismo, e tanto più rispetto alla destra rappresentata da Salvini. Questo è il movimento che è in atto nel Veneto, di grande interesse, certo, perché non c'è soltanto il quadro nazionale, ma anche questo quadro specifico di divisione strategica interna alla Lega. Bene, fra poco arriva Tosi e quindi ci spiega lui... Prego, subito. No, volevo tornare un secondo alla sentenza, perché secondo me vanno distinti due piani. Un piano appunto è la sentenza giudiziaria: Berlusconi è stato assolto, abbiamo detto tante volte, non si discutono, non si commentano. In più, secondo me, è un capolavoro dell'avvocato Coppi, perché io sentivo la tua anteprima prima, Coppi ha detto le stesse cose che hai detto tu in tribunale, cioè ha detto facevano di tutto, le scene non erano eleganti. Però non è penalmente rilevante, quindi il punto è però lui ha detto la concussione non c'era. L'induzione nemmeno, perché Rubbi era ben contenta di fare quella roba lì, quindi non ha eliminato. Si poteva capire che era minorenne. Esatto, avevo un'aria anche. L'errore di Berlusconi è stato di non avere Coppi subito, quello è stato l'errore di Berlusconi. Che ha detto? Che aveva solo l'errore è stato che doveva chiamare subito Coppi. Strategico di Berlusconi. Esatto, me si è messo nelle mani di Ghedini e ha continuato a raccontare. Anche se Ghedini oggi. Le scene eleganti che non ci stavano proprio, appunto. Per cui, grande capolavoro dell'avvocato Coppi, perfetto. Dopodiché, però, questa sentenza non può in nessun modo far pensare a Forza Italia, ma io penso che le persone intelligenti come Augusto lo sanno, che questo sia un nuovo inizio. L'altra mattina lui è venuto da me il giorno che doveva uscire la sentenza della Cassazione in trasmissione e mi ha detto: secondo me, mi auguro che sarà confermata l'assoluzione, ricordo queste parole, credo che Berlusconi meriti una uscita di scena onorevole. Allora, questo è un conto, ma l'idea che Berlusconi possa pensare, o che berlusconiani possano pensare, che dopo questa sentenza, ha ragione Fini, si rimettono in discussione 20 anni che sono finiti, è un ciclo chiuso, le immagini parlavano chiaro. È un'illusione. Cioè, è una sparuta minoranza. Sì, chiaramente Minzolini dice questo, però mi farebbe piacere se in coda aggiungesse anche una considerazione su quello che abbiamo detto fino adesso. No, ma assolutamente, sono legate le due cose. Cioè su questa contraddizione, cioè sul fatto che i moderati, come ci spiega Cacciari, sembrano andare in direzione di Renzi, che fa un po' il pieno di questo moderatismo italiano, quindi Berlusconi, se vuole uno spazio politico, se lo va a trovare sulla destra più estrema, ma questo è in conflitto con tutto quello che Berlusconi ha presentato fino a oggi. Io, guarda, no? Io penso Prego. Una cosa. Scusami. Renzi parla oggi di partito della nazione. Me l'avessero detto qualche anno fa che il leader del maggior partito della sinistra, una delle sue... parlare di se stessi è stupido, ma quando nasce Alleanza Nazionale, Leo Valiani, che era un signore che non era propriamente sospettabile di simpatie per la destra, scrive, credo che il professor Cacciari lo ricordi,
forse a destra è nato il Partito della Nazione. Poi, incapacità mia e nostra di costruirlo, ma a riprova di quel che dicevamo, oggi è Renzi che non parla del partito delle classi operaie, dei proletari in marcia, parla del Partito della Nazione. Prego. No, io voglio dire due cose. Quando mi citavi, diciamo, per quello che ho detto io immagino una cosa, cioè è indubbio che non è un'uscita di scena. Noi siamo nell'ultima fase, diciamo, della carriera politica di Berlusconi. È l'anagrafe che lo dice. Io ho detto che chiaramente per i 20 anni che ha fatto deve riuscire a farlo con una maiuscola, cioè nel senso deve riuscire a, diciamo, questa uscita di scena, quando sarà, deve avvenire tenendo conto, diciamo, quello che ha rappresentato per questo paese. E parlando delle cose che stiamo dicendo adesso, io capisco che c'è una situazione di difficoltà del centrodestra, però c'è un paradosso. Prima parlavamo di comunisti, io uso un termine gramsciano. Per la prima volta il centrodestra esercita una sorta di egemonia culturale, perché come diceva Fini, per la prima volta tu hai i temi su cui è nato il centrodestra, su cui lavora Renzi. E questa si chiama egemonia culturale. Il paradosso qual è? Che proprio quando l'esercita, dal punto di vista del consenso, è più basso. Ora il problema, il problema è un altro diverso. Dall'altra parte, voi non sapete dove girarvi. No, ragazzi, ma il problema io parto da un presupposto che da questo punto di vista il know-how che c'è di qua non c'è dall'altra parte, perché poi lo vediamo. Quello che deve fare è esattamente dare voce a quello spazio politico che va da Salvini e arriva fino a Renzi. E c'è uno spazio enorme, secondo me. Il problema di Forza Italia in questo momento qual è stato? È che è stata completamente afona. Cioè, non, da una parte hai un Salvini che fa la sua battaglia, fa la sua politica, la arriva al 15%. Dall'altra parte è Renzi. Qui non c'è stato nessun protagonismo. Se immagini che la proposta politica era un patto, tu capisci, è tutto meno che la politica è un patto. No, no, non corriamo troppo, sennò ci bruciamo tutte le cose. Faccio sentire a Paragone e Ferrara, così questo tema avanzato da Merlino viene sistematizzato, sì, al meglio. Sentiamo cosa dice Ferrara. L'unica cosa brutta è che quando lo hanno condannato, io ho protestato, sono andato in piazza, sopra le righe, dicendo siamo tutti puttane, eccetera. L'ho sempre considerato un processo di serie C, proprio, che disonorava l'Italia. E invece poi quando lo assolgono Berlusconi, quelli che hanno fatto festa quando era stato condannato, fanno titoli come Repubblica, la Cassazione salva Berlusconi. Le assoluzioni non contano, contano solo le condanne. E cosa cambia però con questa assoluzione di Berlusconi a livello politico? Politicamente, secondo me, non cambia molto. Adesso lui dice, cioè, scendo in campo, faccio, eccetera, ma insomma, io non credo, francamente, credo che Berlusconi ha fatto quello che doveva fare ed è già nei libri di storia. Oltretutto gli è capitata questa fortuna specialissima di avere come erede il capo dello schieramento formalmente avverso, per cui l'articolo 18, la riforma della Costituzione, la fa Renzi col PD. Meglio di così, che cosa puoi chiedere? Però adesso Berlusconi, no, dopo aver fatto le riforme con Renzi, torna indietro, no? Uh-huh. E dice no. Voglio capire, lei da strenuo difensore, no, del patto del Nazareno? Secondo me è un errore. Siamo nell'Italia dei vaffanculo, nell'Italia dei Brunetta, nell'Italia in cui chiunque cerca uno spazio lo cerca gridando, dei Salvini, eccetera. E quindi Berlusconi si è lasciato tentare da un riflusso verso questo tipo di... Non so cosa combinerà, io sono un po' scettico. Però questa mossa di Berlusconi all'interno del suo stesso partito, all'interno di Forza Italia, ha creato qualche scompenso, insomma c'è stata una lettera di una ventina di deputati, sì, che dicono votiamo per te ma non siamo d'accordo. Quelli che hanno mandato la lettera a Berlusconi, poveretti, io li capisco molto bene, ma come, al Senato abbiamo dato sì, abbiamo contribuito a farla, questa legge adesso improvvisamente... C'è un po' di schizofrenia. Beh, sì, è un po' schizofrenico. Questo è un Parlamento ormai di risulta, dentro il quale c'è un fenomeno politico, cioè... Renzi, che tutto un po' dipende da lui, se arriveremo al 2018 o non arriveremo. Sì, Berlusconi è marginale. È tornato ad essere marginale. Sì, sì, adesso sempre, è sempre Berlusconi, quindi è sempre un sorprendente primo attore. Per me tutta questa storia all'ingrosso è un po' finita. Allora, Paragone, parlando con Cacciari, che vediamo poi dopo che cosa ci dice su questo. È vero pure il contrario, cioè che una presenza come quella di Berlusconi è
insomma, imbarazzante per l'operazione politica che sta facendo Salvini. Cioè, è vero che Salvini è imbarazzato per Berlusconi, però per Salvini portarsi addosso, diciamo, un magnate dell'economia italiana, eccetera, eccetera, con tutto quello che rappresenta e significa, lui che dà l'assalto ai palazzi del potere economico, finanziario, in nome di tutte le cause possibili e immaginabili, è faticoso. Cosa dice lei? Ma guarda, io penso. Anzi, cosa dici tu? Scusa, perché io penso che Berlusconi non è ingombrante, adesso è inutile, cioè, purtroppo la storia è finita, se ne deve rendere conto. Se è ingombrante proprio per l'inutilità, lui può anche fare totalizzare un 10%, un 12%, ma dopo dove lo mette? In che forno lo infila sto 10-12% che potrebbe anche prendere in termini elettorali? È una roba inutile. Io non ho sentito Berlusconi parlare di imprese, di capannoni, tutto quello che era il suo racconto della discesa in campo. Berlusconi fallisce politicamente perché fallisce sul fisco. Tutto il resto sono chiacchiere un po' di palazzo, ma Berlusconi ormai non ha più seguito al nord, non ha più seguito nella dorsale adriatica dove ci sono le imprese. Il famoso ceto moderato, come lo fai a ripensare nel momento in cui il ceto medio non c'è più? Cioè il ceto medio è stato disintegrato dalla crisi, ok? Dalla crisi economica. Le risposte all'economia non le ha date più Berlusconi, non, cioè tu hai Paolo Romani che diventa l'interlocutore sulle riforme. Ma chi è Paolo Romani? È l'uomo delle televisioni di Berlusconi, quindi un piccolo imprenditore, queste cose le sa e non si lascia più incantare da Berlusconi, dalla sentenza di assoluzione, non gliene frega proprio più nulla. Io penso che proprio a quel ceto moderato di cui tanto si parla, che in fin dei conti che cos'è? Partite IVE, commercianti, artigiani, non gliene porta più nulla di quello che può essere il rilancio, il recupero. Salvini deve stare attento, perché non è che basta dire che ne so, mi metto contro il potere dell'Europa, perché fra un po' Renzi troverà un'onda a lui favorevole, che è data dall'euro che ha cambiato il suo rapporto sul dollaro e dall'euro che ha cambiato il suo rapporto col franco svizzero, al costo del petrolio, agli interessi che pagheremo di meno sul debito pubblico. Quindi alla fine in soldoni ci sarà una ripresa, questo sarà il fattore C favorevole a Renzi, e quindi tutto sta giocando a favore di Renzi. Allora il centrodestra deve rassegnarsi a prendere le misure alla sconfitta. E laddove vincesse, okay, soltanto perché perde Renzi, ma non perché è in grado di vincere. Era come quando vinceva Prodi perché aveva perso Berlusconi, e qui il centrodestra si deve rassegnare a quest'idea, una traversata nel deserto molto lunga e recuperare il rapporto, ma in attesa la partita la farà Renzi. Mi dispiace dirlo, ma le cose stanno così. Però c'è una cosa, Cacciari, che dice Baragone, che non so se lei condivide, cioè che lo spazio proprio di questa politica moderata a destra è estremamente limitato. Guarda che c'è il Movimento 5 Stelle, che noi finora non abbiamo mai detto, ma il Movimento 5 Stelle non è una roba che sta lì. Esatto, cioè se si considerano sia i 5 Stelle sia il Movimento di Salvini, ma dove cavolo la va a pescare più questa politica moderata? Non è una illusione, cioè l'esistenza di questa area? Ma veda, certamente il ceto medio italiano è stato massacrato e quindi una certa base sociale è franata, e quel poco che è rimasto guarda certamente a Renzi. E tuttavia non è pensabile che in questo paese si costituisca una sorta di immenso centro dominato da Renzi, non è ipotizzabile questo. Quindi se Berlusconi per un verso o per l'altro è finito e se la Lega ha attualmente posizioni che non sono assolutamente compatibili in un quadro di governo e di governo inserito nella Comunità Europea e con una voce autorevole nella Comunità Europea, beh, si metteranno in moto altri meccanismi, che ne so io, ma è certo che si apre un vuoto che andrà riempito e non può essere riempito né dal Salvini attuale, tantomeno da Grillo. E cosa succederà? Non lo so. Per questo è molto interessante quello che avviene nel Veneto e per altri versi anche in Lombardia. Sentiamo Tosi tra poco che ci dice.
Posso... Sì, no, perché no, ma al di là di Tosi, anche per quanto riguarda ciò che avverrà nel, certo, tra nuovo centrodestra, UDC, eccetera, cioè in quella regione dove c'era una egemonia ed è rimasta un'egemonia moderata, un'egemonia di centro, un'egemonia ex democristiana è rimasta, va bene, perché sono cambiati i nomi, ma è rimasto quello. Oggi, dopo la crisi politica, con la crisi economica, altre cose si metteranno in moto e quello sarà il laboratorio forse più interessante a livello nazionale, il Lombardo-Veneto, il famoso Nord-Est, che non è più un miracolo economico, ma certamente diventa un posto di, privilegiato per osservare le trasformazioni che ci saranno. C'è un flash di film. È stato detto, nulla, nulla è come prima, nulla rimarrà, può rimanere come prima, è tutto in movimento e questo è molto cosa interessante. Dice Fini? No, no, la domanda che lei poneva, ma questo mondo moderato, io credo che si debba affrontare che cosa vuol dire la parola moderato, che non vuol dire nulla, è un'etichetta, come diceva prima il professor Cazzari, anche perché viene spesso abusata, diciamo. Perché oggi dicevamo non c'è una magari sinistra, quello che parlava Roberto Sori, no, non era moderato, cioè, no, moderato inteso come alternativa alla sinistra, no, nel lessico comune, il giornalismo della politica, no, non oggi non c'è una sinistra massimalista e comunista, non c'è secondo me un mondo moderato, c'è Renzi, però io cerco di rispondere alla domanda, quello spazio che va tra la Lega e il PD, diceva prima Minzolini, diceva prima Cacciari, è un vuoto che prima o poi qualcuno riempie. Io credo, e vado forse un po' controcorrente rispetto a quello che qualcuno pensa che io avrei detto, che la Lega individua dei mali reali, non agita dei fantasmi, però, però cura la malattia con l'esorcismo o con la stregoneria. Mi spiego meglio. Con la stregoneria. Sì, l'esorcismo, la stregoneria, cioè, un male si cura con la medicina, no? La cura con una dose massiccia di demagogia, di populismo, di qualunquismo, di retorica. L'esempio è una ricetta, certo, che però non cura la malattia. Però io non mi schiero tra coloro che dicono la Lega urla e agita dei fantasmi, non sono fantasmi. Il problema dell'euro è un problema, lo sanno bene tutti coloro che seguono il mondo dell'economia e della politica, che ha indebolito soprattutto alcuni settori sociali. Ma qual è la ricetta? Uscire dall'euro? La ricetta è, ecco secondo me, lo spazio che si può occupare tra la Lega e il PD. Il PD non dice quello che mi accingo a dire. Il problema dell'euro è che se hai una politica monetaria comune, il primo dovere di un europeista a Bruxelles, del Presidente del Consiglio, è battere il pugno sul tavolo perché ci siano politiche fiscali comuni o perlomeno omogenee. Juncker lo quindi, dovrebbe fare, che era quello lì che il Lussemburgo ha fatto un dumping fiscale. Io credo di parlare un linguaggio come dire complicato. No, però, detto però il controsenso è questo. No, io ho detto che il governo italiano, lei sa o tu sai che oggi l'Europa continua a funzionare col metodo intergovernativo, perché la Commissione e il Parlamento europeo sono importanti. Ma aveva eletto Juncker, se volevamo fare una politica fiscale diversa, quello che faceva fare l'evasione fiscale legalizzata in Lussemburgo. Evidentemente era un dumping fiscale. Evidentemente non riesco a spiegare. Noi celebriamo Ferrero che era di là. Continuo a dire che per difendere l'interesse nazionale, che è un compito della destra, dei moderati, no? Quando la Lega dice il problema è l'euro, individua il problema perché l'euro di un tedesco oggi ha un potere d'acquisto maggiore dell'euro di un veneto, di un siciliano, ma non perché la Germania è cattiva, perché c'è una Unione Europea che ha fatto un passo verso l'integrazione, politica monetaria comune, non c'è un passo verso politiche fiscali comuni. È chiaro che non lo farà mai Juncker, è chiaro che non lo può chiedere un governo allora di centro-sinistra. Allora perché l'Italia ha votato Juncker? Perché il governo italiano ha votato Juncher e poi soprattutto non ha agito sulla commissione d'inchiesta. Dice che il governo svolge questo tipo di funzione. No, però non, io non credo di essere maleducato, non dico che non capite, questo... non mi sono spiegato bene. Io sto dicendo che Renzi sbaglia completamente nello stesso momento in cui, per contrastare la Lega, quando la Lega dice usciamo dall'euro, dice... politicamente corretto, con molta retorica, ma l'Unione Europea è una grande prospettiva, l'euro ci ha reso tutti più ricchi, perché il cittadino queste cose non le percepisce, percepisce un'altra amara verità. Mi piacerebbe un governo italiano che dicesse in sede europea, ma da convinto europeista, non euroscettico, eurocritico, è arrivato il momento di fare un passo avanti verso un'Europa sempre più federata. Però siccome dopo devo interrompere questa discussione interessantissima, io direi facciamo una cosa, mettiamo un primo punto, no? Qui, che
chiaramente la discussione ci porterebbe lontano per mille rivoli, ma quello che in questo momento a me interessa di più approfondire con voi è questo aspetto. Cioè si profila uno scontro tra un'area che va dalla sinistra, diciamo così, in un senso molto ampio e quasi moderato, diciamo dal termine, a invece un centro moderato da una parte, cioè che fa capo a Renzi, è una componente molto, diciamo, aggressiva che sventola anche bandiere della realtà, come ci ricorda Fini, e in mezzo non c'è più niente, non c'è un altro leader, come in tutte le parti d'Europa noi siamo abituati a vedere. Cioè, da una parte c'è questa destra aggressiva, con toni xenofobi, oggi diciamo Salvini, l'ultima che ha sparato è che se fosse per lui, se un clandestino si va a curare, non si dovrebbe proprio curare, buonanotte, cioè voglio dire, può essere pure, non so quanto in Europa una dichiarazione del genere raccolga consensi. E questa parte qui, no, siccome questo è interessante, vi ho solo riepilogato il tema che mi interessa approfondire dopo, però... forse Marco, su questa questione di Berlusconi, un anticipo molto breve, però solo un giudizio, poi dopo ne dirai di più, su quello che hai sentito lo puoi dare, no, su Berlusconi, sulla sentenza, sulla sentenza. Immagino, sì, se apre veramente questo spiraglio di vuoto politico, cioè al massimo del successo giudiziario corrisponde il minimo della possibilità di incassare un risultato politico. Ma io come al solito l'ho sentito dare per morto troppe volte Berlusconi, quindi ci andrei sempre molto cauto. Io penso che lui non abbia più la forza per vincere, ma abbastanza forza finanziaria, mediatica e tutto il contorno per impedire che altri vincano al posto suo nel campo della destra. Cioè lui non è uno che arriva, gli spolverano la sedia e lo spazzano via, no, lui è uno che rimane perché nessun altro ha i mezzi che ha lui, soprattutto in campagna elettorale. Lui è il padrone del marchio della Lega, per esempio, per un accordo con Bossi. Lui è un uomo che ha un potere, in questi anni consolidato, che non gli consente più di arrivare davanti a Renzi, ma nel suo campo gli consente perfettamente di eliminare chiunque metta in discussione la sua leadership, e quindi è un ingombro importante per la destra. Credo che la destra nei prossimi mesi scoprirà a sue spese che cos'è il conflitto di interessi, e forse finalmente lo risolveremo là dove la sinistra non ha mai voluto risolverlo, perché in questo momento il conflitto di interessi è fra gli interessi di Berlusconi e gli interessi degli elettori di centrodestra. Poi dopo ci spieghi meglio questo passaggio che mi pare molto importante. Allora io farei così. Scusate, volete voi dare, se siete in grado di svelare la, come dire, l'identità del signore di sì, prima o no? Allora, ci sono arrivate tantissime email alla nostra mail di redazione e anche diciamo dei colleghi di un giornale online, Tuscia Web, ci hanno mandato delle fotografie che ritraggono appunto il signore che ha diciamo aggredito il nostro Luca, ed è un giornalista che ha avuto anche diciamo diversi trascorsi giudiziari, si chiama Paolo Giallorenzo. Questo giornalista è iscritto all'Ordine Regionale del Lazio. Appunto, questa è una foto in cui prepara una marcia su Roma nel 2005, ed era un'iniziativa insomma che ricordava la Repubblica Sociale Italiana con tanti altri cimeli e ricordi. Vabbè, dai, è un infiltrato tra i liberal democratici, diciamo quella cinquantina che stavano lì a festeggiare Berlusconi. Allora, subito dopo la pubblicità arriva Tosi, e quindi questo nostro diciamo discorso aumenta di intensità. Allora, prima di Tosi, vediamo un po' che ci dice Nazareno Renzoni, qualche spiffero, qualche cosa, De Angelis. Berlusconi dice che sta tutto a posto, torna in campo, sì. Rifonda il partito, in verità il destino politico sembra segnato. E i primi guai, i guai più grossi, Berlusconi... Ragazzi, se Berlusconi sta seguendo, stasera sta fa, diciamo, scongiuri dall'inizio alla fine, Cioè, voglio dire, diciamo come dice Ferrara, che comunque l'uomo è sorprendente, riserva delle sorprese. Dai, non è che poi facciamo gli schiattamorti proprio. Allora, poi, però ha guai grossi, guai molto seri e
i primi guai ce l'ha all'interno del suo partito. Gira la parola scissione e la novità è che a pronunciarla è un peso massimo come Denis Verdini. Pensa che oggi pomeriggio si sono incontrati, è stato un incontro molto teso, 2 ore a Palazzo Grazioli. Verdini ha preteso la presenza di Gianni Letta e di Fedele Confalonieri. Voglio i testimoni. E ha anche detto una cosa, ha detto: se troviamo un accordo lo dobbiamo mettere per iscritto. Carta canta, perché non mi fido. L'incontro è... Poi rimane segreto però, perché se no poi dopo non possiamo fare le nostre manfrine, ma che c'è scritto nell'accordo, eccetera. Allora, l'incontro, dall'incontro non è uscito un accordo, è gelo totale. Ognuno è rimasto sulle sue posizioni. Berlusconi sogna la spallata al governo e Verdini non vuole mettere in discussione il Nazareno. La verità è che Verdini ha scelto Renzi. E come è nata questa scelta e fin dove vuole arrivare Verdini ce lo racconta Nazareno Venzoni. Mercoledì sera Verdini ha portato i suoi in un ristorante toscano in via Sicilia, il Girarrosto, sala appartata. Se Berlusconi torna al Nazareno e smette di seguire quegli imbecilli che lo circondano, bene. Altrimenti si rompe e facciamo i gruppi autonomi alla Camera e al Senato. Gruppi che sarebbero la polizza vita di Renzi fino al 2018. Denis ha smesso di fare il mediatore, perché con Berlusconi non si ragiona, colpa di chi lo circonda. Denis continua a ripetere tra una sigaretta e l'altra: Silvio preferisce l'albero delle zoccole? Faccia pure, io punto su Renzi e lo lascio solo col suo cerchio magico. E non si discute. Verdini e Renzi si sentono almeno una volta al giorno. Mercoledì, prima di andare al ristorante, Denis ha informato il presidente del Consiglio del documento pro-Nazareno che avrebbe presentato. Alla Camera lo firmano in 18, al Senato sono una decina. Il passaggio successivo sono i gruppi autonomi, gente che non vuole morire con Salvini. Qualcuno racconta addirittura che Renzi quel documento l'abbia letto in anteprima, perché ovviamente l'operazione gli sta molto a cuore. Se arrivano le truppe di Verdini, chi se ne frega se Bersani sulla legge elettorale prova a rompere al Senato. Solo quando Silvio si è messo a telefonare nella notte a ogni parlamentare, Verdini ha momentaneamente frenato. Presentiamo il documento, ma sui gruppi aspettiamo qualche giorno. C'è Rubi, meglio non passare da traditori. Attenzione alle firme. Ognuna è un segnale. Ha firmato Gigino Cesaro, uno che in Campania vorrebbe cancellare Caldoro. C'è anche qualche deputato vicino a Matteoli. Al ristorante Girarrosto qualcuno diceva che avanti così allo spiedo ci finirà Berlusconi, sempre se non torna al patto del Nazareno. Poi? E poi c'è Renzi. Ammettiamo che abbia blindato il Nazareno con Verdini, basta questo a garantire una navigazione tranquilla? Non tanto, perché a Renzi si sta ingarbugliando la partita per le regionali. Alcune regioni sono in bilico e poi Berlusconi, anche se azzoppato, è uno che le campagne elettorali sa ancora farle. E poi Berlusconi, anche a livello parlamentare, sta preparando qualche colpo a sorpresa. E sul colpo a sorpresa di Berlusconi, Nazareno è molto informato. Sembrava il conte di Montecristo, Silvio, appena incassata la soluzione su Rubi. Gliela faremo pagare a quelli che ci hanno tradito, continuava a ripetere. Il primo della lista è Renzi. Alle regionali voglio fargli sentire i muscoli. Renzi su qualche regione è in difficoltà. Però ha detto ai suoi: voglio il bis delle europee. Ma come fa? In Campania De Luca è un problema e in Veneto la Moretti è debolissima. Pure nelle Marche ci sono guai con il presidente Spacca, l'uscente del PD, che a questo giro si candida col centrodestra. Ha preso tempo Renzi, spostando le regionali a fine maggio, così almeno dà a Tosi il tempo di organizzarsi. Perché se prende il Veneto, ha fatto bingo. Ad Arcore dicono: Matteo ha fatto male i conti, ha sperato nella condanna di Berlusconi, con Verdini pronto a sostenerlo e il centrodestra in mano a Salvini, il suo avversario ideale. E invece? Invece Berlusconi è tornato in campo. Il marchio non sarà quello di una volta, però qualche effetto lo produce sempre. Ma la vera mossa letale contro Renzi potrebbe essere subito dopo le regionali in Parlamento sulla legge elettorale. E se votassimo con la sinistra PD con Bersani sulla legge elettorale, io pur di far saltare il tavolo potrei rinunciare a una parte dei candidati bloccati e accettare le preferenze. E così Verdini non conta più niente. E Denis, nella lista delle vendette,
è il secondo. Allora, vorrei ricordare soltanto a Minzolini, così lo tiene a mente per quando torno a lui, che sì, qui abbiamo descritto un Renzi galoppante, però la battaglia regionali, insomma, è abbastanza complicata da portare a casa. Non sono le europee, non è detto che finiscano come le europee così in gloria, quindi molto molto complicata. Quindi vediamo qui, perché è proprio questo che fa diventare così importante il sindaco di Verona, Tosi. Vediamo se è in collegamento con noi. Eccolo qui, buonasera. Eccoci, buonasera a tutti. Allora, buonasera, la prima cosa che le chiedo è che sembrava, insomma, anche con l'intervento di Bossi, che ci fosse una fase, diciamo, di decantazione, cioè che si provasse a tenere insieme tutte le anime della Lega in Veneto. Improvvisamente invece la situazione è precipitata e Salvini ha deciso addirittura di cancellarla dalla lista degli iscritti. Cioè, sono 25 anni che lei fa parte di quella lista, o mi sbaglio, così cito a memoria. Quindi perché è successo questo, secondo lei? Ma diciamo che facendo un'analisi a posteriori, mentre prima, e c'erano sicuramente delle differenze di visione sulle regionali, sul fatto che la Lega Veneta, che aveva sempre visto garantita la sua autonomia, come qualsiasi altro organismo regionale in Lega, per predisporre le liste e le alleanze, e stavolta invece a un certo punto Milano, Salvini dice le liste e le alleanze in Veneto passano da qua, cosa che ripeto non è mai accaduta in quasi 30 anni. In realtà, per come è stato l'epilogo, per come si è provato comunque a trovare una mediazione da parte del sottoscritto e da parte di altri, mediazione che non è stata neanche presa in considerazione, l'impressione è che a un certo punto Salvini abbia voluto liberarsi di Flavio Tosi, perché dice liberamente da sempre quello che pensa, e questo, diciamo, non è in linea con la guida piuttosto, diciamo, autoritaria, per usare un eufemismo, di Salvini all'interno della Lega, e quindi le regionali del Veneto siano state un buon pretesto per rompere, per creare il motivo della rottura, commissariando la Lega Veneta, cercando di umiliare Flavio Tosi, dicendo o stai con la Lega o con la fondazione che era notissima alla Lega, allo stesso Salvini e Roberto Maroni, ma serviva un pretesto per andare alla rottura. E quindi penso che il motivo appunto sia altro rispetto alle elezioni regionali che si stanno avvicinando, ed è legato appunto a un disegno che ha Matteo Salvini. Ovvio, ripeto, questa è la mia opinione che mi sono formato in queste settimane. Salvini ha detto sposto la Lega verso destra, che è quello che sta facendo, non parla più di federalismo, non parla più di autonomia. Quello che era l'elettorato tradizionale della Lega, che come è stato ricordato prima da Massimo Cacciari era in gran parte l'ex elettorato democristiano. Noi in Veneto 5 anni fa raccogliemmo alle regionali 35%, il voto dell'operaio, della casalinga, dell'imprenditore, dell'artigiano, il professionista, il medico, il farmacista, l'agricoltore, un voto assolutamente trasversale, o come si dice, interclassista. Invece, se qualcuno pensa sposto la Lega a destra, divento il leader di questo contenitore, mi libero di chi non la pensa come me, perché comunque è scomodo, meglio che non si sa mai, meglio che me ne liberi, e faccio un disegno che per il centrodestra, secondo me, è perdente, perché se tu fai questo contenitore fai esattamente il gioco di Renzi, perché Renzi oggi si troverebbe ad avere come antagonisti la sinistra della sua maggioranza, che tanto alle prossime elezioni con l'Italicum Renzi la spazza via e quindi non avrà più questo problema. Dall'altra parte l'antagonista è la destra, che non vuol dire io governo anch'io con la destra a Verona, però se tu governi con il centro-destra riesci a essere maggioranza a Verona, in Veneto e nel paese. Se tu fai un contenitore che è solo di destra, lasci tutto quello che rimane a Matteo Renzi, che vince a mani basse per i prossimi 10 anni. Allora, se posso sintetizzare, diciamo così, i metodi spicci quasi dittatoriali, diciamo, di Salvini, sono quelli che l'hanno messa in queste condizioni in cui lei oggi si trova. Poi vedremo che cosa invece viene rimproverato a lei. Però se le cose stanno così, se veramente per la prima volta
il direttivo veneto della Lega è stato estromesso dalle decisioni fondamentali che riguardano le liste, insomma, come si affrontano le elezioni regionali, per spostare il baricentro delle decisioni in Lombardia. Questo è un po' una ferita del federalismo, a sentire quello che dice lei. Se veramente è diventato quello di Salvini un combinato disposto di due elementi, cioè la rivincita della base leghista, che insomma, parliamoci chiaro, ha attraversato un momento di umiliazione profonda, quindi vedere le bandiere che di nuovo garriscono al vento, insomma, è sempre una cosa che scalda i cuori, però che si combina con un neonazionalismo, cioè con un'ipotesi che assomiglia molto alla Le Pen, diciamo, che traduce in italiano quello che è la Le Pen in Francia. Quindi quello è il nazionalismo, non c'entra niente con la Lega fondata da Bossi in Italia. È un altro mondo, è un'altra cosa che sta venendo fuori. Però se è così, lei non ha alternative, o si batte o si batte. Cioè lei continua a dire: non lo so quello che faccio o quello che non faccio. Secondo me lei non può fare altro, o scompare, o si dimette da Tosi, oppure scende in campo e combatte. Cioè, certo, non vedo alternative per lei, purtroppo. Quindi lei ci vuole tenere sulle spine, ci tenga pure sulle spine, tanto voglio dire, nel cielo, no, per me non c'è una possibilità, no? Tertium non datur in questo caso, cioè lei deve scendere in campo e dimostrare che vale qualcosa, che pesa qualcosa, che politicamente la sua esclusione ha un'importanza, è così, quindi lei la lista la fa lì. Ma allora guardi, io lunedì fino a martedì sera ho cercato, attraverso diciamo delle persone di fiducia che si parlano anche con Matteo Salvini, io con Matteo Salvini ho provato a confrontarmi alcune volte, ma siccome io sono abituato, ma questo è un fatto personale, non è neanche un fatto politico, per me la parola è sacra, quando si fa un patto lo si mantiene, punto, a costo anche di ricavarne dei danni, di farsi del male, un patto è un patto, la parola è la parola. Quindi quando uno manca di parola, quando uno viola la tua dignità personale, per me il dialogo è chiuso. Quindi c'erano delle persone, diciamo, che provavano a mediare, fra le quali paradossalmente Umberto Bossi, al quale Flavio Tosi non è mai piaciuto, mai negli anni. Io fui l'unico che, quando Umberto Bossi era segretario federale, perché confrontarsi o scontrarsi dopo è facile, è più difficile farlo quando Umberto Bossi è segretario federale, però Bossi, che diede anche magari qualche epiteto non esattamente gentile nei confronti di Flavio Tosi, però siccome aveva a cuore l'unità della Lega, con Umberto Bossi alla fine una composizione la si trovava, all'ultimo in estremis la si trovava, perché, come è stato in questo caso, pur standogli antipatico Flavio Tosi, dice prima di tutto l'unità della Lega. E allora anche in questo contesto, io fino a martedì, quando scadeva alle 2 del pomeriggio quel ultimatum, dove è stata trovata la scusa della fondazione per dire per cancellare Tosi dalla Lega, io ho sperato, alla sera ero in trasmissione dalla Gruber, e speravo che si arrivasse a una composizione. In realtà la composizione non ci poteva essere, perché Salvini non la voleva. E a quel punto, per chi è in Lega da 25 anni, io sono un uomo di partito, nel senso dei partiti di una volta, perché la Lega è un partito, e quindi quando tu ci stai per 25 anni, ne ho 45, e hai gli amici, gli affetti, le conoscenze, il tuo mondo è quello, quando ne vieni cancellato fisicamente, psicologicamente, non è semplice, non lo dico perché sono insomma, le spalle abbastanza larghe, però è un colpo che senti. E allora prima ho cercato, ho detto mi prendo del tempo per assorbire il colpo e cominciare a ragionarci su. Dopo non sono mica uno che si arrende, non sono mica uno che si lascia andare e si ritira, e quindi adesso ragionerò sul da farsi. Quindi combatte Tosi, capito? Mellino, una domanda secca. No, perché dato che io ho molto rispetto alla sua sofferenza, perché penso che ha ragione, sono 25 anni di storia politica. Quasi commuoversi, l'ha detto, sarò molto sincero, l'altra sera anche ha detto una botta terribile, tutte cose che io capisco. Però lui citava Bossi. Bossi gli ha anche detto, in un'intervista molto franca come Bossi, se Tosi lascia la Lega per andare con Passera è un pirla.
preciso testuale. Allora io mi chiedo, il problema è questo, lei che cosa fa? Se lascia, però intanto non l'hanno cacciata. La Lega l'hanno cacciata, però lei con chi si mette? Perché poi c'è un po', come alcuni giornali hanno detto, il rischio Fini. Cioè Fini sembrava aver ragione con Berlusconi, dopodiché che fai, mi cacci, l'ha cacciato e Fini è uscito dalla politica. Lei sente questo rischio su di sé? Perché è un rischio, secondo me, serio, concreto. Allora, io in questa occasione, come sempre nella mia storia politica, perché anche quando mi sono confrontato con Bossi, era stato per questione di coerenza sulla linea, su quello che si dice e su quello che si fa. Cioè tu devi dire delle cose che siano coerenti nel tempo e soprattutto che siano percorribili, perché slogan e demagogia, almeno questo è il mio modo di vedere, non servono a nulla. Tu devi dire alle persone, a chi ti vota, posso arrivare a questo risultato forse perché prima sono stato assessore in Regione Veneto, poi sono stato 8 anni sindaco, sono sindaco e quindi hai una visione molto pragmatica delle cose e quindi la coerenza vuole che quando dici una cosa è perché è percorribile, altrimenti fai a meno di dirla, perché le promesse al vento non servono. Oggi funziona, oggi una buona tanto, parte, non tutta, una buona parte della politica vive sulle promesse. Queste cose qui. Prego. I due Mattei le usano. Prego. Tanto questo modo, no, di promettere. Due a Mattei, due Mattei. Due Mattei, Salvini avevamo e Renzi. Capito, diciamo i due Mattei, dei... ma i due Mattei, allora, due Martelli ci stanno. Due Mattei. No, allora, dei due Mattei la differenza è che uno sta all'opposizione, che è Matteo Salvini, quindi può ritenere di dire delle cose come l'uscita dall'euro, che io gli ho sempre detto, ma gliel'ho detto in tutti i contesti, anche quando ci accordammo per il mio sostegno a lui come segretario federale davanti a Roberto Maroni, ovvero sia che io sull'euro avrei detto quello che ho sempre detto e quello che ripeto, ovvero sia che l'euro ha una serie di effetti negativi sull'Italia, che l'Italia ha subito una serie di accordi sbagliati in sede europea, ma dire, predicare, promettere l'uscita dall'euro rischi di essere come Tsipras, che fa la campagna elettorale in Grecia dopo i sacrifici per l'euro dovuti alla Grecia, perché la Grecia non è che va in crisi come anche l'Italia per colpa dell'Europa. La Grecia va in crisi perché ha una spesa pubblica clamorosa e non riesce a sostenerla. L'Italia va in crisi perché ha una spesa pubblica, un debito pubblico esplosivi e alla fine rischia di non sostenerli più. Però dire esco dall'euro, allora se lo dici in campagna elettorale dopo lo devi poter fare. Invece Tsipras cosa ha fatto? Alla fine poi è andato in Europa a trattare, che è quello che devi poter fare. Però in campagna elettorale è inutile che dici le balle, è meglio che dici la verità, ovvero sia l'euro ha una serie di problematiche che si riflettono negativamente sul tuo sistema economico, vado in Europa e ricontratto. Fermiamoci un attimo, Tosi, si è capito. Allora, primo flash di Minzolini, no, su questo. Cioè loro dicono, cioè si capisce, no, già lo schieramento Letta con Fallonieri, che volete che gli vadano a dire a Berlusconi, cioè, sta attento, guarda, qui sono le aziende, se sbagli passo succede casino, eccetera. Però in questa situazione che si prefigura, dove secondo me Tosi non ha altra possibilità se non quella di accettare la sfida e di scendere in campo, se no sparisce politicamente a questo punto della situazione. E secondo me lui lo farà anche in una maniera abile, perché se lo facesse con Passera e con Coso darebbe subito la sensazione a Berlusconi, scusate, a Salvini, che ha ragione lui, che quello che dice Bossi è vero. Quindi se Tosi è furbo fa una bella lista veneta, diciamo, con personaggi della società veneta e poi va a vedere quello che succede e conta le forze. Però Berlusconi di fronte a una situazione in movimento così, magari da retta pure a Confalonieri e a Letta, no? Però dice un momento, sì, le aziende, no. Però andiamo a vincere un attimo in Veneto, poi si vede, no? Poi a Renzi lo aggiustiamo dopo, no? Io ho un'idea diversa rispetto a tutta l'analisi che è stata fatta, cioè ci sono degli spazi, cioè Tosi può essere uno di quei pezzi che va a riempire quello spazio che sta tra la Lega e il PD, è quello che devi andare a costruire. Per alcuni versi non siamo tanto sempre d'accordo, però sono d'accordo sul Travaglio, nel senso che la possibilità di Berlusconi in questo caso, quando parlo, diciamo, dell'uscita con una in maiuscola, è quello di riuscire a federare quell'area che sta lì e che secondo me c'è. Non sono d'accordo con Tosi quando parliamo, diciamo, di Salvini. Salvini è, c'è stata una trasformazione negli ultimi 3 anni in questo paese. Il moderato ormai è un incazzato.
noi dobbiamo mettercelo in testa. Quello che noi vediamo molto lontano da noi perché abbiamo lo stereotipo di prima, non c'è. Lui rappresenta quello, e lo vedi nei sondaggi, quindi sono pezzi di società italiana che piano piano sono andati, cioè, hanno preso, diciamo, soffrendo per la crisi, sono andati su quelle posizioni. Immaginati una cosa sola, che secondo me di tutto quello che ha detto Salvini c'è un elemento fondamentale che secondo me è interessante. Quando parla di sovranità nazionale, che lo dica la Lega è un po' paradossale, ma perché nel rapporto con l'Europa quell'elemento c'è, perché noi stiamo parlando, diciamo... Ogni tanto scrivo, eh. Eh? Come? Non ti ho nulla, scusate. No, capito? Cioè, quell'elemento lì, cioè, ora, che cosa bisogna, cosa dovrebbe fare Berlusconi? Secondo me, ai numeri e anche nella fase della vita che può farlo, prendere e rimettere in moto un meccanismo che riempie, ma che poi oltretutto vale per quanto riguarda la democrazia italiana. Perché, diciamoci la verità, tutto quello che sta venendo fuori adesso da queste riforme costituzionali e dalla legge elettorale è un combinato disposto che mette paura. Se tu leggevi i giornali di domenica scorsa, tu avevi un ex direttore del Corriere della Sera, come Ostellino, che a proposito della riforma della RAI parlava di Minculpop. Di? Minculpop. Avevi un altro, diciamo, Panza, che era un giornalista, diciamo, di sinistra, che adesso piace pure alla destra, che parlava del combinato disposto tra legge elettorale e riforme costituzionali come se fosse, diciamo, la struttura del Cremlino di una volta. Avevamo un totem, abbiamo un totem come Scalfari, che viene, diciamo, conosci meglio di me, che addirittura ha usato un'espressione coniandola ex novo, democratura, una via di mezzo tra democrazia e dittatura. Allora, l'elemento qual è? È sicuro che quell'abito che vuole mettere Renzi alla società italiana, cioè quello del partito della nazione, quello del partito fatto in una certa maniera, è quello che può essere indossato dalla società italiana? Io credo di no. Io credo che da questo punto di vista ci dovrebbe essere la forza e la capacità da parte di Berlusconi di rischiare. La prima cosa è quello di cambiare l'italicum che vuole Renzi. Non saltiamo. Ne parleremo dopo. Allora, Fini, siamo già, perché Minzolini è uno come me, quindi disegna scenari, diciamo, poi anche se è prestato alla politica contemporaneamente, diciamo che questo scenario già ci fa capire che siamo entrati nella resistenza, quindi diciamo c'è la democratura, a questo punto è giusto, diciamo, raccogliere tutte le forze possibili e immaginabili per impedire che si realizzi questo disegno autoritario della società italiana, e quindi di conseguenza Berlusconi non ha scelte. Che cosa può fare se non andare dove ci sono le truppe pronte per combattere quest'ultima battaglia e impedire a Renzi di conquistare il paese? Io non giudico positivamente l'azione di Renzi, nel senso che anche sulle riforme istituzionali ho più dubbi che certezze, molte ombre, poche luci. Ma non arriverei mai a dire che rappresenta l'azione del governo un pericolo per la libertà. Non esageriamo, perché altrimenti ricadiamo in uno stereotipo che funzionava. Prego. Disposto fra il nuovo Senato e l'Italicum è quello che preoccupa, non Renzi e il suo governo, figuriamoci. Anzi, da questo punto di vista è un'assicurazione che però non arriverà mai ad essere un dittatore. Non complicate la discussione, no, la riforma costituzionale, ho detto, più ombre che luci, un semplice flash, saranno pochissimi quelli autenticamente scelti dagli elettori tra i nuovi parlamentari, perché i 100 del Senato sono tutti di seconda, o sindaci o indicati dalle regioni, e se passa l'Italicum dei 630 deputati ce ne saranno 220 circa, 300 massimo, quindi molti dubbi, ma ciò detto, quindi una riforma da contestare, da contrastare, ciò detto non si può dire che oggi c'è il rischio di una dittatura, c'è il rischio di limitazioni della libertà e quindi bisogna dar vita alla resistenza, tutti alle armi contro il bolscevico che sta abbeverando i cosacchi alle fontane di San Pietro, perché non funziona più così. E io credo che quello che Minzolini cercava di dire, cioè lo diceva, cercava di dimostrare come possibile, in realtà sia velleitario, vale a dire mettere insieme quel segmento di società che sta tra la Lega, che fa la sua politica, che io non condivido, ma è chiara, è una politica che in Europa fanno in tanti, perché fa leva su due timori reali. La moneta, ma concordo con quello che diceva Paragone prima, se riparte l'economia non sarà la polemica con l'euro ad animare l'azione di Salvini, sarà tutt'al più il rischio reale di un'immigrazione fuori controllo, con derive che sono molto simili in Italia a quelle non tanto dell'epenismo, ma anche di altri movimenti, di una destra che ha un solo aggettivo, populista. Tosi ha detto una cosa molto veritiera secondo me, quando
ci si confronta con il governo reale dei problemi, e un sindaco lo fa tutti i giorni, la prima cosa che si impara è che sì, puoi anche promettere in un comizio che le tasse le riduci al 10%, no? Però poi sai perfettamente che quando vai al governo non lo potrai mai fare. La destra populista è l'opposto della destra che avevo immaginato io, vale a dire una destra con cultura di governo, con mentalità di governo, anche quando sta all'opposizione, perché altrimenti è troppo facile avere un atteggiamento responsabile e serio quando governi e poi fare demagogia all'opposizione. Quello spazio tra una Lega che fa un'azione, diciamo, populista, non la definisco neanche xenofoba o populista, con una conversione nazionalista che non è credibile, Salvini può andare nel meridione tutte le volte che vuole, incontrerà i favori di segmenti del ceto politico, gente che magari per tornare in Parlamento salta anche sul carro di Salvini, se Salvini gli offre la possibilità di farlo, ma il consenso degli elettori è un'altra cosa. Nel meridione la Lega viene ancora percepita, per certi aspetti anche ingiustamente, come colei che nel passato ha considerato il meridione la palla al piede dell'Italia. Oggi è facile a Salvini dire liberiamo l'Italia dal giogo di Bruxelles. È lo stesso Salvini che ieri diceva liberiamo il nord dalla palla al piede del meridione e portiamolo in Europa. È tutto strumentale, è tutto propagandistico. Quindi la Lega fa la sua politica. Lo spazio per comunità di linguaggio moderato tra la Lega e il PD, come lo occupa Berlusconi? Il primo interlocutore necessariamente dovrebbe essere Alfano, no? Nel momento in cui dialoga con Alfano, beh, è il nemico numero uno di Salvini. È evidente che si scopre tutto quel versante a destra. Allora, se la logica di Berlusconi continua ad essere, da quel che mi è parso di capire, cerco di rimettere insieme le tessere di un mosaico che è saltato per aria, è impossibile quadrare i cerchi in geometria dai tempi. Se si butta a Salvini. No, voglio chiedere una cosa a Cacciari, sì, e poi dopo vengo. Perché, insomma, secondo me qui Cacciari c'è una sottovalutazione della presa che invece può avere una destra di massa. Che cosa pensa Cacciari e che cosa pensa di dedurre da quello che ha detto Tosi? Quello che ha detto Tosi è quello che dicevo prima, è del tutto evidente che vi è una differenza strategica tra Tosi e Salvini. Aggiungerei che la cosa non mi stupisce da un punto di vista, diciamo, di dinamiche regionalistiche, perché i rapporti tra Lega Lombarda e Lega Veneta sono sempre stati assai difficili. Rocchetta, poi Comencini, poi il mio amico Covre, cioè appena uno nel Veneto metteva fuori il nasino dentro la Lega veniva ammazzolato. Quindi c'è anche questa storia alle spalle di questa ultima vicenda che bisogna conoscere, e la conosci se stai dentro il Veneto. Comunque è una differenza strategica evidentissima, e a questo punto come potrà maturare? Io ritengo anch'io che nelle dinamiche politiche italiane si possa formare, si possa col tempo, non certo rapidamente, non certo da qui alle prossime scadenze elettorali, ma un'area tra Salvini, tra questa destra che è una destra europea rappresentata più o meno diversamente ma in tanti paesi europei, e il grande centro renziano, si possa formare una forza europeista, ma critica nei confronti di certe politiche, di certe riforme di Renzi, assolutamente distinta rispetto alla destra lepenista, alla Salvini. Ci può essere questo, ma al momento assolutamente no, perché se Berlusconi o chi per lui vuole giocarsela subito è necessariamente accetta, cioè o si mette con Verdini e resiste lì, almeno fino al 2018, alla scadenza elettorale, esatto, e cioè esatto. al servizio di Renzi, sostanzialmente, perché l'alleanza tra Verdini e Renzi, anche quella è antica, sapete, perché o credete mica che queste cose nascono oggi. Ma mica credete che queste cose nascono oggi, sono entrambi fiorentini, sono storie vecchie, ma scherziamo? Esattamente come la diatriba tra Lega Lombarda e Lega Veneta, sono storie antiche. Bisogna conoscerla la storia per capire il presente, diceva quel tale, no? Oppure si imbarca con Salvini e allora può darsi che arrivi anche al 15%, al 20%, può darsi che salvi la baracca nel Veneto, perché secondo me se Tosi fa una lista propria
difficilmente può farcela, io magari glielo auguro pure, no, perché sono con la Moretti, per così dire, insomma. Ma insomma, certo, sarebbe un gesto audace da parte sua presentarsi, ma certamente non vince, questo è pacifico e lui lo sa benissimo. E però vince la Moretti, perché se lui, se Todi si presenta nel Veneto, con ogni probabilità la Moretti ce la fa. Quindi c'è questo problema, Tosi, da sempre vedere. Non bisogna vedere niente. Sul dualismo fra la Lega Lombarda e la Lega Veneta, ti volevo dire che c'è un flash da Twitter di Roberto Maroni. Però, scusate, innanzitutto mi arriva bassa la diffusione in studio e non riusciamo a capire quello che succede. Secondo, che cosa stai dicendo? Sì, c'è un flash da Twitter di Roberto Maroni che dice che l'avventura politica di Tosi è finita ancora prima di iniziare, per cui si ripropone questo dualismo fra appunto Lega Lombarda e Lega Veneta, dice poi si è scelto come sponsor noi. Per cui... Vuole Paragone dire qualcosa a Tosi? Che mi... Ma io penso che Cacciari abbia torto quando pensa che la variabile lista Tosi possa cambiare di molto gli equilibri. Tu sei un super esperto di Lega, no? Penso di conoscere abbastanza. Cioè, voglio dire, anche Maroni anche non lo vedo troppo bene questa anche linea. Anche lo so, mi sbaglierò, ma insomma, cioè lui fa tanto gonfie i muscoli, bene. Però se va avanti quella linea lì di Salvini, anche Maroni lo vedo in difficoltà. Io ti dico questo, io penso che oggi Salvini, il brand Salvini, sia più forte del brand Lega. E Salvini ha una partita quasi in contrapposizione e non può fare che questa partita qua rispetto alla Lega. Perché? Il federalismo è stata una sciagura, perché vediamo benissimo che la tassazione locale è quel valore aggiunto che ha dato alla tassazione in generale, l'ha fatta schizzare, perché lo Stato nazionale non ha diminuito né di peso né di pressione fiscale. Si sono aggiunte, ma di brutto direi, le tasse locali e quindi la somma fa il totale, come direbbe Totò. Il nostro maestro comune. Esatto, ormai. Assolutamente. Quindi, l'unico che riconosciamo. Assolutamente. Quindi il federalismo non lo può sventolare. Non può giocare una partita moderata, ci aveva già provato Maroni e mi sembra che l'idea che abbia anche Tosi in mente, cioè una Lega abbastanza moderata, ma non hai lo spazio, quindi non resta che uno spazio a destra. Allora, lo spazio a destra, Salvini si è inventato la battaglia no euro e gli ha dato direi consensi e l'ho anche messo in una dimensione europea, perché queste alleanze con la Le Pen e non solo con la Le Pen. No invasione, no, quello altro. Ecco, ma e questo è il problema, che fra un po' il tema no euro batterà in testa, perché ci sarà un po' di ripresa. Allora Salvini per forza di cosa ha dovuto virare sui vecchi temi della Lega, sicurezza e immigrazione. Però c'è un terzo fattore che ancora noi non abbiamo detto, perché in tutti questi giochetti di schieramenti centrodestra, centrosinistra, ma noi ci siamo dimenticati che c'è una roba che si chiama Movimento 5 Stelle, che va in doppia cifra, e non è che possiamo pensare che non abbia come contenitore un'attrattività nei confronti del cosiddetto ceto moderato, chiamiamolo e definiamolo in maniera morbida, perché ha diverse sfaccettature. Cioè, il Movimento 5 Stelle c'è, e c'è su una trasversalità di opinione, c'è sul malcontento. Quindi dove li prende i voti Tosi, questo è il concetto. Ma infatti, dov'è che vanno a prendere i voti? Allora, lasciamola per dopo questa domanda qui, eh? No, cosa voleva aggiungere il tuo anche... titolo, perché il tuo titolo è leader a chi? E io penso che noi stiamo ragionando sulle aree politiche, io penso che il problema è invece la leadership, cioè Renzi una leadership fortissima che ha occupato tutti gli spazi anche a destra, perché appunto dei suoi colleghi della destra centrale, dei suoi colleghi di Forza Italia mi dicono abbiamo un dramma perché l'erede di Berlusconi è nato dall'altra parte e noi siamo disorientati, lo sentono tanto loro questo sulla pelle. Dall'altra parte c'è un leader forte che è Salvini e che ha usato in maniera furba, demagogica, però degli elementi forti. Rimane la leadership del centrodestra moderato, che al momento è sempre Berlusconi, perché da fine in poi, perché è stato forse l'unico possibile vero erede, non c'è possibilità, perché quel partito lì è un partito contemporaneamente monarchico ed anarchico, cioè c'è un solo sovrano e ci sta sotto la follia delle bande, dei Verdini, e questa cosa qui rende quel partito, secondo me, che, cioè, non si può essere una successione lì dentro, tant'è vero che lui cosa fa? Crea dei delfini e poi li ammazza. L'unico che si era creato da solo era lui, l'ha cacciato. Quindi lo dice Cacciari, o si butta con Renzi o si butta con Salvini, l'alternativa non ce n'è. Cioè, lui da solo non è in grado di, dovrebbe ritrovare la forza di dire
costruisci però una leadership moderata di destra, non lo farà. Allora, come ho fatto prima uno step, adesso diamo la pubblicità e c'è Travaglio subito dopo, che immagino ci voglia parlare di Salvini a suo modo. Quindi, diciamo, lo step che poniamo adesso, ma questa situazione senza via d'uscite fa diventare simpatico Tosi, cioè nel senso che un tentativo di... No, ma lo fa diventare simpatico, scusate, esatto. Lo fa diventare simpatico per una ragione che adesso dirò e sulla quale vi prego poi di approfondire questo elemento. Perché, diciamo, se la lotta diventa soltanto tra Renzi da una parte è un elemento un po'... Sì, sarà con tutta la realtà che volete, ma che si nutrite di quelle parole d'ordine là che sono... diciamo così, parole d'ordine che l'Europa non gradisce, diciamo complessivamente, parliamo non dell'Europa di sinistra, parliamo anche dell'Europa di destra, no? Dell'Europa gollista, dell'Europa... Oh, bravo, cioè, è un mondo... questo scontro è uno scontro che prelude a un rafforzamento della democrazia o un indebolimento? Una cosa se questa componente si esprime ma c'è qualcuno che fa la mediazione. Un'altra cosa se vanno fronte contro fronte, a parte qualcuno dice vince Renzi, ma io lo vedo pericoloso il fatto che non ci sia un leader, diciamo, di destra diverso da Salvini. Per me questo apre un grande pericolo nel paese. Poi voi direte come la pensate. Questa è solo una domanda e un quesito che io vi pongo. Dopo la pubblicità, Marco Travaglio. Delitto imperfetto della settimana riguarda Matteo Salvini, che è un po' l'altro Matteo emergente della politica italiana. La domanda è: sarà vero che è un politico nuovo? Ecco, stasera non è qua eccezionalmente, ci scusiamo con i telespettatori, e la gente ormai è così abituata a vederla in televisione che poi quando arriva il meteo, il segnale orario, e uno non lo vede sulla lancetta o sulla nuvoletta, si domanda subito se non sta bene e dove sarà mai finito. Nei primi due mesi del 2015 ha totalizzato 73 partecipazioni a programmi, praticamente uno più un quarto al giorno, comprese le domeniche, senza contare i telegiornali, totale 24 ore di riprese della sua faccia e 18 ore di parola. Che tra l'altro lui ha una parola molto, molto sempre molto varia, molto profonda. Le più ricorrenti sono queste: padroni a casa nostra, immigrati a casa loro, Renzi a casa, se entri a casa mia ti sparo. C'è sempre la casa, no? dove c'è Salvini c'è casa, è un po' come Barilla. Poi l'altra è Fornero vaffanculo e soprattutto Vaccia Pairat, che è un po' la sua dichiarazione programmatica, proprio ideologica, possiamo dire culturale. Soltanto Renzi ha fatto meglio di lui, ha avuto 55 ore in due mesi più i telegiornali, però lui è Presidente del Consiglio, mentre il povero Berlusconi 7 ore e il povero Grillo 3. Praticamente la sera Salvini non rincasa neppure più, quando chiudono i programmi di terza serata lo ritirano nei magazzini degli arredi con le sedie, le scenografie e il maggiordomo di Vespa, lo coprono con un telo verde per la polvere e al mattino lo ritirano fuori come nuovo, pronto per la prova del cuoco e gli altri programmi della mattina. Il mese scorso, sono stato testimone io, aveva scoperto che gli mancava chi l'ha visto, infatti ha subito chiesto alla Sciarelli in un corridoio della RAI se lo voleva invitare, però se c'è uno che lo vedono tutti è proprio lui e quindi poi non l'hanno invitato a chi l'ha visto. La sua prima volta in televisione fu addirittura a 12 anni, quindi una vocazione molto precoce, aveva i capelli a pagoda e partecipava a un quiz che si chiamava Doppio Slalom con Corrado Tedeschi su Canale 5. Poi ci è tornato in televisione nel 93, quando aveva 20 anni, al Pranzo è servito con Davide Mengacci su Rete 4 e lì era ancora in giacca, non aveva ancora la felpa. L'anno dopo esordiva in televisione anche Renzi alla Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno, quindi ci è mancato un pelo che i due Mattei si incontrassero negli studi della Fininvest. Comunque torniamo al nostro delitto imperfetto e alla nostra domanda. Salvini è nuovo? A giudicare delle felpe sì, perché le cambia continuamente, sono sempre nuovissime. A giudicare dalla biografia un po' meno nuovo. Diciamo pure che è il leader politicamente più vecchio di questa seconda repubblica ancora in scena.
ha appena compiuto 42 anni di età, di cui 22 a carico nostro praticamente. Prima invece era a carico dei genitori. È entrato in politica nel 1990, 4 anni prima di Berlusconi, che è giovanissimo, un pischello praticamente al confronto di Salvini. Mai lavorato in vita sua, naturalmente, a parte qualche mese in un fast food di Burghi, quando faceva il primo anno di università al corso di storia alla Statale di Milano. Ma è stato solo un attimo, poi è guarito, subito smesso di lavorare perché l'hanno eletto immediatamente consigliere comunale e appunto ha dovuto interrompere il lavoro, ma non gli studi. Infatti ha proseguito i 4 anni canonici più 16 anni fuori corso e poi si è arreso a 5 esami dalla laurea, così almeno dice lui nella sua biografia ufficiale. Dal 93 è ininterrottamente passato da una poltrona all'altra senza mai scendere nemmeno un secondo, sempre con il culetto al caldo, segretario giovanile della Lega, segretario cittadino, segretario provinciale, segretario federale, direttore di Radio Padania Libera, consigliere comunale, deputato, europarlamentare. A Bruxelles è sbarcato nel 2004, quando Bossi è stato colpito da ictus, ma allora Salvini, per garantire una giusta presenza della famiglia in Europa, si è portato dietro il fratello di Bossi, Franco Bossi, come assistente parlamentare. La Lega di una volta, quella contro Roma Ladrona, avrebbe chiamato porta borse, no? Che però insomma è ben pagato, anche se ha una brutta fama, il portaborse, perché prende 12.750 euro al mese. E uno, per l'assistente parlamentare in Europa, suppone, no, che questo Franco Bossi parlasse fluentemente le lingue, capisse di economia, di materie giuridiche, eccetera. Invece il Bossi fratello sapeva tutto di valvole, pistoni, pompe ad acqua. Ha fatto la terza media, poi le commerciali, ha un negozio di autoricambi a Fagnano Olona e allena la squadra di ciclismo della Padania. Ecco, questo era il tipico curriculum proprio del funzionario europeo che Salvini si è portato a Bruxelles e a Strasburgo, perché lui è fatto così, attaccato molto alla famiglia, sia quella di Bossi, sia soprattutto la sua. Pensate, la ex moglie Fabrizia Ieluzzi l'ha sistemata per 10 anni al Comune di Milano con contratti a chiamata da parte delle giunte Albertini e poi Moratti. Poi si è messo dopo il divorzio con un'altra compagna, Giulia Martinelli, e Salvini, stavolta l'ha piazzata in regione perché il comune era già occupato dalla moglie, assunta anche lei a chiamata diretta dalla giunta Maroni, 70.000 euro all'anno, non male. Per fortuna la nuova fidanzata un lavoro ce l'aveva già prima di conoscerlo alla RAI, è Elisa Isoardi che alla mattina conduce A Conti Fatti, un programma di economia domestica su Rai 1. Un mese fa si è scontrata proprio con Flavio Tosi, il sindaco di Verona, che guarda caso aveva appena litigato col suo moroso. È proprio economia domestica, come dice il programma di Rai 1. Eppure quando scoppiò lo scandalo della Family, no? I fondi pubblici della Lega che Belsito, il tesoriere, aveva sperperato per mantenere, fra l'altro, oltre ai diamanti, i figli di Bossi, Salvini aveva fatto il moralista, proprio su Twitter aveva scritto: la mia paghetta ai miei tempi era solo 500 lire. Però pochi mesi prima Salvini era in vacanza con il Trota, ci sono le foto su internet, e adesso al processo contro Belsito ha ritirato la Lega dalla parte civile, rinunciando così a recuperare almeno una parte del bottino rubato. Incazzatissimi le decine di giornalisti del giornale La Padania, che sono finiti in cassa integrazione proprio perché la Lega ha svuotato le casse. E gli scandali continuano, come abbiamo visto anche sotto Salvini, l'altro giorno notizie di presunti finanziamenti illeciti in Piemonte, nomine pilotate nelle ASL della Lombardia, ne parla l'Espresso in questo numero, altre sospette ruberie in Emilia-Romagna, e speriamo che non debba farsi una nuova felpa con scritto ladroni a casa nostra, perché è già successo tra l'altro. Però va detto, il forte di Salvini è la coerenza, ecco, questo proprio roccioso tetragono. Nel 97 si tennero le famose elezioni per il Parlamento del Nord e Salvini capeggiava una lista che si chiamava Comunisti Padani. E 10 anni dopo, nel 2008, dichiarò ancora: io non ho smesso di essere di sinistra.
Non ho cambiato le mie idee, c'è ancora bisogno di una sinistra seria in Italia. Faremo campagna elettorale su temi di sinistra. Infatti adesso è il cocco di Marine Le Pen e marcia con i fasci di Casa Pound, che però sia la Le Pen sia Casa Pound ogni tanto arrossiscono a sentirlo parlare. Tipo per esempio nel 2009, quando Salvini venne beccato a cantare Napoli merda, Napoli colera, sei la vergogna dell'Italia intera, e poi propose qualche giorno dopo, tanto per migliorare la situazione, dei posti riservati ai milanesi sui tram e gli autobus di Milano, come nel Sudafrica ai tempi dell'apartheid. Adesso invece sta con le destre nazionaliste e cerca voti al sud, che finora gli ha risposto abbastanza a pernacchie. Chiede più tasse sui videogiochi, ma nel 2012 la Guardia di Finanza lo beccò che incontrava un lobbista della Sisal, che non amava molto i controlli della polizia comunale, dei vigili di Milano, in una nuova sala giochi che avevano aperto proprio di fianco al Duomo di Milano. Infatti i capi della Sisal, parlando fra di loro, consideravano Salvini un alleato contro la polizia e gli mandarono un regalo a Natale. Lui, interpellato dal fatto, ammise quegli incontri ma negò di avere fatto degli interventi contro la polizia e disse di non ricordare il pacco natalizio. Due anni fa ha promesso calci in culo ai giornalisti servi infami. Poi, quando i servi infami hanno cominciato a invitarli in tutti i talk show, ha smesso di chiamarli servi infami e di minacciarli di dargli dei calci. Ha definito più volte l'Unione Europea un gulag sovietico. Poi è andato con Razzi, il prestigioso Razzi, l'ambasciatore Razzi, in Corea del Nord e l'ha trovata molto bella, molto ordinata. E poi è andato nella Russia dell'ex capo del KGB Putin e l'ha trovata anche quella molto carina e molto democratica. Ce l'ha tantissimo con l'euro e con l'Europa, però bivacca in Europa esattamente da 11 anni a botte di 15.000 euro netti al mese, e quando passa a ritirarli è l'unico momento in cui l'euro non gli fa poi neanche tanto schifo. Memorabili le sue campagne per chiudere i campi Rom, però non ha mai spiegato dove li metterebbe i Rom una volta chiusi i campi, visto che sono cittadini comunitari e non si possono espellere. Grandiosa addirittura l'ultima idea di assistenza agli immigrati in alto mare senza farli sbarcare, per rimandarli indietro già al largo. Evidentemente pensa di rifocillarli su apposite piattaforme galleggianti munite di catering, ma anche uffici, computer eccetera, per verificare lì sul posto in alto mare quali sono richiedenti asilo e quali sono clandestini. Lui è così, lui a ogni problema ha immediatamente una soluzione semplicissima, facilissima, e allora non spiega mai per quale motivo la Lega, se ha davvero trovato la panacea per tutti i mali dell'Italia, in questi 20 anni non l'ha mai usata questa ricetta, perché non è che la Lega è stata sempre all'opposizione, anzi, la Lega ha governato 10 anni l'Italia su 20, 10 anni la Lombardia, 15 anni il Veneto e 20 anni Milano. Eppure lì i campi Rom ci sono ancora e nessuno ha mai notato, né in Lombardia né in Veneto, esodi biblici di immigrati che ripartivano, anche perché lavorano e tengono in piedi l'economia. A proposito di Bibbia, dopo la strage di Parigi alla redazione di Charlie Hebdo, Salvini, che è anche un noto islamologo fra l'altro, disse in un programma di Sky che l'estremismo islamico deriva da un'errata interpretazione della Torah, che purtroppo è il libro sacro degli ebrei, e lui lo confonde evidentemente con il Corano, forse perché gli ricorda il dio Thor, figlio di Odino, nel cui culto celtico si sposò Calderoli nel famoso rito davanti anche al... c'era proprio un druido che era Formentini che celebrava le nozze. Quindi tranquilli, se la destra italiana passa da Berlusconi a Salvini rimane in buone mani, diciamo. L'altro giorno, per dire, non avendo più la Chieng da massacrare, Salvini si è scagliato contro un altro ghanese, il calciatore del Milan Muntari, e ha scritto: è un immigrato che non lavora, se ne torni a casa, casa tanto per cambiare. Al che Balotelli ha commentato: ma davvero questo è un politico? Ma allora votate me che è meglio. Ecco, per trasformare Balotelli in uno statista ci voleva Salvini. Sentiamo Boschi. Salvini ha cacciato Tosi alla fine, mettiamola così. Non sono riuscito a trovare l'accordo. E lei come la giudica questa mossa? Probabilmente aveva già da un anno d'accordo con... per fare un partito.
certo. E quindi alla fine puoi nascondere la verità, ma alla fine viene a galla. Certo. Salvini, lei come lo vede? Sta portando la Lega su, però qualche critica di un eccessivo populismo, una deriva un po' xenofoba. Lui ha utilizzato questo panno per contrapporre i centri sociali, basterebbe che la sinistra non fa venire i centri sociali e Salvini non faceva venire Casa Paolo. Vabbè, però ormai è un'alleanza, diciamo, no. A prescindere da quella manifestazione è un'alleanza forte. Non c'è, non no. C'è un'alleanza. Lei la condivide o no questa alleanza? Non c'è un'alleanza, è una contrapposizione. Salvini, visto anche Berlusconi, insomma, come sta non troppo bene, può diventare il leader del centrodestra? Si è creato lo spazio dove Salvini ha potuto entrare. È uno dei leader del centrodestra. Il leader massimo mi sembra una cosa inventata da voi, non se ne è mai parlato, quindi vuol dire che se è così lo sa solo Salvini, la Lega non lo sa. No, però il punto è che Berlusconi adesso che insomma si è tirato fuori dal patto del Nazareno andando direttamente all'opposizione, cioè Salvini ha detto finalmente sta dalla parte nostra, per questo glielo chiedevo. E questo è importante perché sennò è chiaro che Renzi riusciva a far passare quel che voleva anche con i voti di Berlusconi, poi è difficile trovare, diciamo, l'apertura per fare un accordo con chi sta, chi ti fa la guerra tutti i giorni in aula. Per cui lei, per lei Berlusconi si era un po' suicidato con questo patto del Nazareno? Ha fatto gli interessi, diciamo, di Renzi, ma non i suoi. Allora, l'accusa di, diciamo, di Bossi è chiara, cioè dice Tosi già ci aveva in testa di fare questo partito, quindi non sta facendo altro che realizzare un progetto che era nato già prima. Però questo è anche un modo tipico che si usa quando, diciamo, si vuole mettere fuori qualcuno. Insomma. Però Bossi dice un'altra cosa, perché io lo ascolto sempre attentamente, Bossi non è mai banale, diciamo, quando parla, e dice un momento, però questa cosa di Salvini, chi l'ha detto che debba essere il leader massimo? Non l'abbiamo mai ancora deciso, questo la Lega lo deve ancora decidere, in questo senso è come se le dicesse dove vai se la banana non ce l'hai, che poi è il discorso che faceva prima Paragone, cioè lei... Dove si avventura se i voti sono lì, sono o con Zaia, che è un candidato forte, diciamo, nel Veneto, sì, forse la Moretti, una donna, la spinta di Renzi, vedremo, cioè, speriamo che ci sia perlomeno, diciamo, un bel confronto fra i due, insomma, per noi è sempre buono, no? Certo. Quando i due si sfidano sul filo di lana, però... Zaia è un osso duro, diciamo, è un osso duro da sfidare. Lei si mette come terzo e, come diceva Minzolini, né di qua né di là, ando va. Glielo dico insomma in una maniera un po' da Terronia, però così anche per provocarla. Cioè, dove li pesca questi voti? Ma allora, intanto lei presuppone già una candidatura che al momento non c'è, che potrebbe esserci, perché visto che la Lega mi ha cancellato per volontà di Matteo Salvini addirittura dagli iscritti, adesso posso fare quello che meglio credo, perché dopo 25 anni di militanza, anche nei momenti più difficili, per quando ci furono gli scandali che sono stati ricordati prima, della family di Bossi, la Tanzania, l'oro, i diamanti, le lauree comprate in Albania, che l'unico sindaco della Lega che vinse in quel momento ancora in una grande città fu Flavio Tosi, che in quella campagna elettorale, che è quella del 2012, riuscì ancora a vincere nonostante il dramma all'interno della Lega. E quindi ci sono stato anche nei momenti peggiori, sono rimasto anche nei momenti peggiori proprio per lealtà verso il movimento. Dopodiché Salvini ha approfittato delle regionali del Veneto per trovare delle motivazioni che sono più che altro dei pretesti per far fuori Flavio Tosi, però qua si rischia di fare Tosi contro Salvini, Tosi contro Zaia, è di poco interesse. Come per quanto riguarda il sottoscritto, la vita politica mia in Lega in generale è questa, io ne faccio una questione di coerenza, prendi tanti voti, ne prendi pochi, io ho fatto una campagna elettorale l'anno scorso per le europee, dove ho raccolto 100.000 preferenze, e se facevo un ragionamento di vita politica, come è stato ricordato prima, stavo lì dall'anno scorso per 5 anni a prendere 15.000 euro al mese,
e invece ho rinunciato al Parlamento europeo per rimanere sindaco della mia città e ho fatto una campagna elettorale difficilissima, perché insomma tutti mi chiedevano pubblicamente, in televisione, nei comizi e nei dibattiti, siccome il sindaco di Verona è incompatibile col Parlamento europeo, cosa farai? Io dicevo la verità, sarebbe stato più comodo dire diversamente, facevo la verità, ho fatto una campagna elettorale dicendo io resto sindaco di Verona, se uno mi vota per stima personale, per fiducia personale, sapendo che resterò sindaco di Verona. E così ho fatto. E la battaglia che sto facendo adesso, che ho fatto adesso, è stata una battaglia di coerenza anche questa. Perché se io difendo la Lega Veneta come segretario della Lega Veneta, io difendo lo statuto della Lega, che prevede l'autonomia per le singole leghe regionali, a prescindere che io vinco o che perdo. Se tengo una posizione sull'euro, che è la posizione che ho sempre tenuto, come la posizione sull'unità nazionale. Io sull'unità nazionale mi sono confrontato e scontrato con Umberto Bossi, quando, ripeto, Bossi era segretario, mi prendevo dell'italiano in senso dispregiativo del termine. Ero un eretico, ero attaccato in Lega perché appunto violavo l'articolo 1 della Lega Nord, però l'ho sempre detto e restavo su quella posizione e ci resto. Mi spiace che Paragone dica che il federalismo è una iattura. Il federalismo non è mai stato applicato, purtroppo, e le tasse locali non è che siano aumentate, perché le tasse locali, rispetto ai tagli che hanno avuto gli enti locali dallo Stato centrale nel corso degli anni, lo Stato ha tagliato agli enti locali circa 18 miliardi corso degli anni e le tasse locali sono aumentate della metà. Gli enti locali sono gli unici che sono riusciti a fare cura dimagrante rispetto allo Stato centrale, che invece la cura dimagrante non l'ha mai fatta e ha continuato a aumentare la spesa. Allora il federalismo sarebbe davvero l'unica soluzione, e dire che è sbagliato è una, per chi è federalista e per chi crede nel buon governo, gli stati che funzionano oggi, che hanno una spesa controllata, sono la Svizzera, la Germania, gli Stati Uniti, l'Austria. Gli stati con un modello federale sono quelli che hanno la spesa pubblica controllata, perché appunto è suddivisa la responsabilità e il livello di spesa. L'Italia non funziona perché non è federalista, perché è fortemente centralista, e quando uno Stato è centralista il livello di controllo di spesa non c'è, la responsabilità di spesa non c'è. E allora io faccio una battaglia di coerenza, mi candido, non mi candido, non me ne frega niente, io quello che dico lo mantengo. La campagna elettorale che ho vinto nel 2012, c'erano quelli che mi dicevano prometti che diminuirai le tasse, prometti delle cose del genere. Io ho fatto la campagna elettorale a Verona e uno se lo può andare a controllare, perché adesso col web si controlla facilmente. Io non ho mai detto ai veronesi vi prometto che diminuirò la pressione fiscale se ritorno ad essere il vostro sindaco, perché siccome sapevo che lo Stato avrebbe ancora tagliato, gli ho detto la verità e gli ho sempre dato i numeri anno per anno dicendo la verità. È un modo diverso di fare politica, dicendo le cose come stanno promettendo cose realizzabili. Gli slogan li lascio a qualcun altro. Bene, allora Minzolini, cioè, se capisco bene che Maroni sta twittando le cose, poi delle volte io, che ho rispetto dell'intelligenza degli altri, no, a volte rimango sorpreso che Maroni che twitta Santoro sta sponsorizzando Tosi, ma io sto semplicemente cercando di capire che sta succedendo. A me, voglio dire, non ho particolari interessi nella città di Verona e nei dintorni, diciamo. Quindi stiamo cercando di capire. Da quello che capisco, a parte che io continuo a pensare che Tosi non c'ha alternative e si deve presentare, e deve farlo anche in maniera di rispondere a quelle accuse di Bossi, che sono quelle che tendono a tenere, diciamo, i militanti nell'area del voto alla Lega, cioè sono quelle più facili, diciamo così. Però su quello che sta dicendo lui, io lo leggo come un discorso che guarda un po' più lontano, cioè dire io sono una delle carte di questo possibile centrodestra diverso. Cioè lui sta disegnando un profilo che è quasi nazionale, però per questo, diciamo, della sua figura. Però per questo non dovrebbe, lo so, magari sarà presuntuoso, lo sappiamo, però quello che sento è questo. Io credo che da questo punto di vista, io penso assolutamente che Tosi sia una costola del centrodestra. È un dato, diciamo, che questo qui rimane. Però rispetto a un errore che ha fatto Salvini, io non lo ripeterei, assumendomi casomai la responsabilità di essere, diciamo, quella parte che porta, diciamo, a un insuccesso di Zaia. Lui secondo me dovrebbe guardare molto più in là. La scadenza è il 2018, bisogna creare un abito istituzionale, ma questo non riguarda soltanto il centrodestra, che sia più attento a quali sono veramente, qual è la rappresentanza del paese. La rappresentanza del paese non può essere Renzi, Salvini.
Quindi tu devi creare un meccanismo per cui intervieni sulla legge elettorale, e prima parlavo che bisogna avere coraggio, in modo tale che la rimetti in discussione. La prima cosa che deve fare la deve farla Berlusconi. Berlusconi deve mettere in discussione esattamente la norma che gli hanno accreditato, che è questa qui dei capilista bloccati, dicendo a me non interessa, se vuole se la approva Renzi e arrivederci. Rimettendo in discussione questa cosa qui, si riporta la legge elettorale al Senato e si introduce un sistema in cui non c'è il premio di lista che prevede due partiti che per ora non ci sono, perché ci sarebbe un partito di Renzi vincente e un altro di Salvini che sarebbe non vincente, ma si crea la condizione per cui tu alla fine crei la possibilità di premi di coalizione che permettono la nascita da una parte di una destra, da una parte di questo centro di cui parliamo, da una parte, perché è importante anche a sinistra, perché a sinistra non c'è una sinistra in questo momento, crei un centro-sinistra e una sinistra che dialoga con la sinistra. Questo è un modo corretto di rappresentare il paese e sarebbe un modo anche per evitare quelle storture di cui parlavamo prima, non dicevo io. Ma andiamo un attimo alla legge elettorale, perché poi magari facciamo un discorso particolare invece più politico che mi interessa Confini. Però cosa vuole dire Paragone? Proprio due o tre cose flash. Primo, io penso replicare che a quello che ha detto Tosi, oppure in generale. Penso che in Veneto Zaia sia forte perché è uscente e perché in un momento di ripresa economica i piccoli imprenditori del Veneto non vogliono avventurarsi con nuove candidature. Quindi io penso che la, tra virgolette, conservazione favorisca Zaia. Tosi, no, io non dicevo che il federalismo sia in sé negativo, dico che il pasticcio combinato, cioè prima la riforma del titolo quinto, quello che abbiamo e poi, adesso, dopo e poi la calderolata con le spese, ha prodotto questa roba. E mi ricordo che tu su un palco di Venezia fosti contestato da Calderoli, se non ricordo male, perché andassi proprio a individuare quelli che sarebbero stati i costi aggiuntivi, perché adesso non voglio ripetere tutta la manfrina. Se vuoi ti rispondo puntualmente, volentieri. Mi ricordo che tu hai polemizzato con Calderoli, che allora rivestiva il ruolo di ministro della. La cosa sta in termini molto diversi. Però riguardava esattamente questo che poi lo stiamo vedendo, cioè che il federalismo, così come lo abbiamo visto, sinistra più destra, ha portato a un aumento della tassazione locale. Punto terzo, secondo me può accadere questo, può accadere che Salvini non sia il leader di quella roba che ha in testa. Il candidato premier, secondo me, non sarà lui. Io te la butto lì, ma l'esperimento che ha tentato con le Quirinarie. È un rompighiaccio lui, è quello sì, che anche l'esperimento che lui ha tentato con le Quirinarie, candidando una figura come Vittorio Feltri, possa essere bissato nella gara per il governo. Quindi io non penso che lui, per tanti motivi, anche per questa difficile penetrazione a sud, possa ambire a fare il candidato premier. È difficile. Si inventerà un altro nome. Vittorio Feltri, facciamo così, proviamo a dirne uno, ma perché c'è stato. Per quindi, capire il tipo, insomma. Secondo me l'identikit non coinciderà con Matteo Salvini. Ho preso. E quindi? Lui che dovrebbe fare? No, ma lui mi dispiace, ma ha una partita molto residuale. Purtroppo è l'esperimento che ha tentato anche Gianfranco Fini con Monti. Cioè, i contatti con Passera ci sono. Passera è il veicolo che comunque gli consente di fare 1+1, 2, ma è un 2 misero. Cioè, questo qui è il paese che ha rigettato Mario Monti. Cosa volete che ci metta a rigettare uno come Corrado Passera, che voglio dire, di scheletri in armadio come uomo di banca, da un punto di vista penale, ma da un punto di vista politico, finanziario, con tutto il male che possiamo volere alle banche e al sistema bancario italiano. Cioè, se il tuo alleato è Corrado Passera, non vai da nessuna parte. Scusa, Fausto, te lo dico. Cioè, diciamo. Posso replicare? Sì, no, è la prima volta che sento che una Passera spaventa tanto, diciamo così. Visti siamo tempi. In una situazione, diciamo, io veramente Corrado è diventato proprio un elemento che secondo me gli italiani manco sanno bene. Eh? Di Laga il moralismo. Sì, di Laga, insomma. Allora, che dice lei? Potrebbe anche dare una smentita drastica, così, diciamo, togliamo di mezzo, cancelliamo questo nome dalla. Oppure conferma. Che allora, dice? Tre considerazioni. Sì. Una, Corrado Passera. Io capisco che in Lega
e ripeto, sono cose strumentali spiacevoli, perché quando uno fa anche confronto all'interno dovrebbe essere serio e corretto, e non parlo di paragone, parlo di chi parla di un'alleanza Tosi-Corrado Passera per le elezioni regionali. Corrado Passera, quando fonda il suo partito, grosso modo un mese fa, dice chiaramente: noi non saremo presenti alle elezioni regionali da nessuna parte, punto. Quindi chi parla di alleanze con Passera da parte di chiunque dice una stupidaggine, perché Passera ha escluso dopo, di essere presente alle regionali. Primo. Secondo, questione Alfano. Alfano è stato ministro della giustizia anche al governo con la Lega. E quando era ministro della giustizia e noi eravamo al governo con lui, allora viva Alfano, perché era ministro della giustizia insieme alla Lega. Adesso la Lega è allegata con l'NCD in Lombardia stabilmente, è stata alleata con l'NCD con Luca Zaia in Veneto stabilmente, si alleerà in alcune regioni, l'Umbria ed altre, con l'NCD, e allora bisognerebbe essere coerenti e seri, non puoi dire che uno è Belzebù quando ti fa comodo, quando poi ci stai assieme va bene, poi quando ce l'hai contro allora è di nuovo Belzebù. Bisogna essere seri e coerenti nei comportamenti. E rispetto alla questione Calderoli, manifestazione di Venezia, siccome io le cose me le ricordo, paragone, perché mi riguardano, la contestazione di Calderoli nasce da un fatto: io, siccome sono sindaco di Verona e difendo la mia città, e se c'è un governo di sinistra che taglia, protesto, e se mi taglia i fondi il governo di centrodestra, protesto. E allora, quando si organizzò una manifestazione a Milano, governo Berlusconi con dentro la Lega, e tagliò agli enti locali, anche Tremonti, andarono 2.000 sindaci su 8.000, fu un record assoluto, 2.000 sindaci in piazza a Milano a protestare contro Tremonti che tagliava ai comuni, anche a quelli del nord. E allora l'ordine di scuderia in Lega fu quello di dire: guai se andate a protestare contro il ministro Tremonti, perché è un ministro amico. Allora, se io sono serio e coerente e difendo la mia città, non è che se i tagli me li fa un ministro di centrosinistra vado a protestare, e se i tagli me li fa un ministro del mio governo me ne sto a casa, perché se voglio essere serio verso la città devo difenderla comunque. Ma te l'ho detto. E allora feci la lesa maestà, il reato di lesa maestà, nell'andare a protestare contro Tremonti insieme a tanti altri sindaci coraggiosi della Lega, che dissero: se anche Tremonti taglia ai comuni virtuosi andiamo a protestare. E Calderoli si indispettì perché qualche sindaco, compreso Flavio Tosi, osò protestare contro il governo di centrodestra. Ma se il governo di centrodestra fa una cosa ingiusta nei confronti della mia comunità, io lo metto comunque in risalto, perché devo essere coerente. È la differenza fra essere coerenti e essere populisti. Beh, non ho sentito, perché qui c'è, quando c'è il fuoco. Lo trovo fin troppo ragionevole e coerente per poter fare politica, cioè mi sembra che una persona quasi troppo corretta, capito, coerente, cioè non va bene, ormai la politica è un'altra cosa. Sì, diciamo, sì, sembra quasi un politico con la P maiuscola. Capito? Esatto, dice. Cioè non va da nessuna parte così. Vabbè, no, voglio fare una domanda a Fini, poi dopo una sorpresa, insomma, per voi non so quanto mi costerà questa sorpresa, ma comunque vabbè, la faremo lo stesso. Va. Allora, tutti provano a dire, insomma, Minzolini ha avanzato questo tema, però c'è un momento, noi dovevamo riformare le nostre istituzioni, no, potevamo scegliere tante strade. Quelli, diciamo, un po' stupidi come me, come altri, insomma, che vorrebbero delle cose più concrete immediatamente, pensavano: diciamo, facciamo una bella legge elettorale, la mettiamo lì, così tutti si mettono il cuore in pace che la legge elettorale c'è, e poi, quando dobbiamo andare, insomma, quando sarà il momento che vediamo che il governo non regge, che la situazione richiede il voto popolare, siamo pronti per andare a votare. Da qui invece è nato un discorso completamente diverso. Per fare una legge elettorale dobbiamo rendere coerenti le istituzioni, quindi riformiamo tutte le istituzioni. Questa riforma delle istituzioni è diventata molto complessa, abolizione del Senato e tutta la discussione che ne deriva, ma la legge elettorale non l'abbiamo ancora approvata. Per cui che succede in questa situazione qua? Io provo a spiegare facilmente delle cose che sono complicate. Succede che ci sarà, dopo le regionali, un momento che è la battaglia finale, che è quella che Minzolini, con la sua aria, però sogna, no? Cioè, sogna questo momento nel quale Renzi poi si deve presentare alla fine a questo voto sulla legge elettorale, cioè dopo aver fatto tutta questa minata sullo Senato, sui parlamentari, e deve andare lì, deve andare a questo voto lì. E lì ci sono
quelli che sono la minoranza all'interno del partito di Renzi e stanno lì. Lì c'è Berlusconi e sta lì. Prima era favorevole, poi è contrario, comunque sta lì. Va bene? Però ci stanno tutti gli avversari tradizionali, il Movimento 5 Stelle che sta lì. Questo può essere un momento in cui buttano giù. Buttano giù. E la cosa importante di questo buttar giù potrebbe essere che ci troviamo senza manco la legge elettorale. Cioè che esplode una crisi e non ce la troviamo nemmeno. Questa è un'ipotesi, uno scenario fantapolitico. Santoro, sono decenni ormai che la legge elettorale è l'argomento vitale per il ceto politico, per i partiti, no? Credo che in questo momento l'indice di attenzione dei telespettatori sia al minimo, ma non per l'orario, perché già seguirla, le sa che io la considero bravissima, ma già seguirla per un addetto ai lavori come io mi considero, anche se non sono più in Parlamento, nella considerazione che ha fatto, figuriamoci il povero utente. La legge elettorale è la classica questione vitale per il ceto politico, anche nei dettagli, ha impatto quasi zero nell'interesse della pubblica opinione. Quel che lei ha detto è comunque parzialmente vero, nel senso che si è deciso di ipotizzare una riforma della Costituzione, ma in parallelo una legge elettorale, bisognava pur metterla sul binario, ma questo non per una bizzarria, perché c'è una ratio, c'è una logica. Se decidi di dar vita ad una Repubblica, come io avrei auspicato, e arrivammo tanto così dall'obiettivo, di tipo semipresidenziale, in cui il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo e anche il capo dell'esecutivo. È chiaro che ad una Repubblica di quel genere deve accompagnare una legge elettorale che non può essere una legge elettorale iperproporzionale, no? In Francia ci hanno provato in un certo momento e poi sono tornati al maggioritario. Legge elettorale e impianto della Costituzione, in qualche modo l'una deve, la legge elettorale deve rispecchiare l'altra. Che cosa può accadere? Che i contrasti politici, il desiderio di Berlusconi e della Lega di far cadere Renzi, il malessere all'interno del PD che è concentrato proprio sulla legge elettorale, ci sia. Però non credo che se ciò dovesse accadere, quindi viene bocciata la legge elettorale, beh, il giorno dopo Renzi dice benissimo signori, torniamo laddove c'è la sovranità, si va al voto. E si va al voto non senza legge elettorale, Santoro, si va al voto con il porcellum amputato delle parti che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime. Qui mi fermo perché già è impossibile spiegare quali sono le parti, quali sono. Però sarebbe iperproporzionale, il che vuol dire che chiunque si fa il suo partito e partitino con lo 0506 va in prende Parlamento i voti e figura. Questo l'hanno capito pure quelli che non sì. capiscono niente. Ecco perché questo è vitale per il ceto politico, ma sarebbe un disastro per quel poco di credibilità che rimane dell'Italia. E per la governabilità del paese, per quel poco di non ne parliamo proprio. Ci siamo in certa. Flash. Questa minaccia, cioè questa possibilità che Renzi vada al voto col consultellum, come ne ho sentite tante di Renzi, non c'è. Per un motivo molto semplice, perché dovrebbe spiegare al suo partito perché 100 deputati che ha eletto attraverso il porcellum e che ha portato lì non tornerebbero neanche se prendesse il 40%. Poi bisogna ricordarsi una cosa. Renzi era segretario del PD con l'idea che bisognava andare al voto. È diventato presidente del Consiglio dicendo non si andrà mai al voto. Cioè si arriverà al 2018. Ecco, nel 2018. Allora io dico questo. Non è secondario, la questione della legge elettorale nel combinato disposto con la riforma costituzionale, perché prevede in una fase come questa in cui noi stiamo parlando di sperimentazioni, perché noi diciamo c'è questo vuoto nel centrodestra, non sappiamo se c'è una sinistra, la cosa che tu cerchi di mettere lì è esattamente il meccanismo che poi creerà le nuove forze politiche, i nuovi soggetti. Sì. Renzi ha fatto bene, ha fatto un'operazione che è esattamente tagliata su misura sul partito della nazione. Un partito che sta al centro e tanti partitini intorno. Io non credo che la democrazia sia questo. Oggi Polito scrive giustamente sul Corriere, ci sono anche i diritti della minoranza a diventare maggioranza. Bene, allora facciamo una cosa. Sandro, cioè poi dopo ci sentiamo pure un pochino Emilio Fede, però cioè io è tanto tempo, no, però siccome lei si sta, cioè corre il rischio di annoiarsi, allora facciamo una cosa, cioè è tanto tempo, no, che io avevo questo però avviso anche i telespettatori che sono un po'
pruriginosi, che hanno delle difficoltà, diciamo, a seguire certi elementi di satira un po' troppo forti, insomma, eccetera, eccetera. Se vogliono possono cambiare canale, cioè non c'è problema, così a quest'ora siamo comunque adulti e vaccinati, però diciamo quelli vaccinati, adulti ma di stomaco troppo debole, diciamo da questo punto di vista, possono pure cambiare canale. Però io ritengo che proprio per la discussione che abbiamo fatto sarebbe bello finalmente riportare Luttazzi in televisione. Portare Luttazzi in televisione con un monologo che è costretto, diciamo, alla rete, e che comunque dimostra che è uno dei più grandi talenti sulla scena italiana, e che Berlusconi o non Berlusconi, sta di fatto che Daniele Luttazzi in televisione non c'è più tornato. Allora, perlomeno per una sera, per dare un segno di quello che potrebbe essere la riforma Rai, facciamo una cosa, facciamo un omaggio sentendoci questo Luttazzi clandestino di Rai per una notte, così ce lo sentiamo tutti insieme. Chi non vuole a un certo punto si tappi le orecchie, insomma è complicato, è difficile, però dopo la pubblicità Daniele Luttazzi. Vogliono questi giudici? Lui è Silvio Berlusconi, credio! Silvio Lolito Berlusconi, dai! La Costituzione gli va stretta, dai! Non puoi costringere uno come Silvio Berlusconi dentro la Costituzione! Lui è un fuoriclasse, dai! È come costringere Tiger Woods a giocare a golf dentro uno sgabuzzino, dai! Ma nonostante Berlusconi avesse minacciato i giudici con una motosega, per fortuna la Corte ha bocciato il lodo Alfano. Ah, finalmente, Berlusconi è finito. Vi do la buona novella qui dalla Paladozza di Bologna. Berlusconi è finito. Andrà a processo per il caso Mills, verrà condannato per corruzione, interdizione dei pubblici uffici, fine del regno birbonico. Possiamo festeggiare. È bello sentirselo dire, eh? Io però ci credo, e anzi, per festeggiare ho anche fatto preparare una torta gigantesca per tutti qua dietro le quinte, ma purtroppo 2 minuti fa la spogliarellista dentro la torta ha avuto le mestruazioni. Vatti a fidare i tarantini proprio. E così dovremo rimandare. Lo so, sono tempi bui. L'altro giorno apro il giornale, il governo cala nei sondaggi. Mi chiedo come mai. Ma la fiducia dell'Italia in Berlusconi è oltre il 60%. Poso il giornale, esco dalla stanza, torno dopo 5 minuti, la notizia è ancora lì. La fiducia dell'Italia in Berlusconi è oltre il 60%. Non importa che la sua politica reazionaria e classista tagli i salari e gli investimenti, distrugga la scuola, la sanità, la ricerca, l'ambiente, metta la mordacchia alla giustizia, all'informazione libera, alla satira. Non importano le leggi ad personam, i conflitti di interesse, la gestione delle emergenze affidata a una cricca, non importa il disprezzo della Costituzione, del Parlamento e della divisione dei poteri, non importano gli attacchi al Presidente della Repubblica, all'unità sociale e istituzionale del Paese, non importano lo sdoganamento del fascismo, il razzismo di Stato, le guerre criminali, il ritorno al nucleare, non importa che un affarista senza scrupoli metta al servizio della sua azienda e i suoi problemi con la legge l'intera macchina dello Stato, una cosa che non c'era neanche all'epoca del fascismo, tutto questo non importa. La fiducia dell'Italia in Berlusconi, secondo i sondaggi, è oltre il 60%. Come si spiega tutto ciò? Io ho una mia teoria. Quando fai sesso anale con la tua ragazza, l'esperto distingue 3 fasi. Nella prima fase la donna è in ginocchio sul letto, gattoni, le braccia tese, che attende di essere inculata dal tuo silos di carne. La penetrazione non è ancora cominciata, ma il tuo dirigibile sta già esercitando una pressione costante sul suo buco del culo, che in questa fase è ancora reticente. Si sta così per un po'. Come va? Insomma. Vedo che sapete di cosa sto parlando. A un certo punto
A un certo punto il suo buco del culo timidamente si apre come un ranuncolo a primavera. È la seconda fase. Il tuo martello pneumatico comincia a aprirsi un varco. Lei allora si gira e ti guarda sbigottita, incredula, come uno scarafaggio schiacciato da Madre Teresa. Poi si appoggia sui gomiti e comincia a gemere. Ah, 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 ah. Sembra non volerlo, ma in realtà lo vuole. Ah, ah, ah. E questo è molto eccitante. Almeno per te. Per lei un po' meno, perché in questa fase il suo buco del culo brucia come un anello di cipolla. E arriviamo così all'improvviso alla terza fase. La donna cede di schianto, si appoggia sul materasso con la guancia, inarca la schiena e ti offre il suo culo Euro 5... completamente aperto e disossato. Non c'è più dolore, c'è solo piacere. E ti urla: sì, 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 oh, sì, sì. L'Italia con Berlusconi è in questa terza fase. Sì, sì, oh, sì, oh, sì, oh, sì, oh, sì, oh, sì, oh, sì. Oh. Oh. Oh, sì, sì, oh, sborrami sulla schiena, sì, oh, ma attento ai capelli. Oh. Oltre il 60%, incredibile, ma credibile. Questo paradosso, in realtà, infatti, è solo apparente. I motivi che lo spiegano sono tre e corrispondono, guarda caso, le tre fasi dell'inculata. Primo motivo, il progetto. Berlusconi aveva un progetto e ha impiegato tutti i mezzi, leciti e non, per portarlo avanti. È la prima fase, la pressione costante. Secondo motivo, la mediocrità dell'opposizione e il servilismo di certi giornalisti. È la seconda fase. È la seconda fase, non c'è più resistenza, l'ano si apre. Terzo motivo, il carattere degli italiani. Non noi, gli altri, ok? È la fase 3, l'orgasmo da sottomissione, o per dirla con le parole di Sacca: presidente, lei è amato proprio nel paese, guardi, glielo dico senza nessuna piangeria, c'è un vuoto che lei riempie anche emotivamente. E Berlusconi: è una cosa imbarazzante. E Sacca: ma è bellissima però. Sì, sì, oh, sì, sì, sì. O per dirla con Innocenzi, quello della G-Com: Berlusconi mi manda a fare il culo di 3 ore. È bellissimo. Pressione costante, l'ano si apre, orgasmo. E così dai e dai, dopo 20 anni siamo arrivati all'egemonia berlusconiana. Berlusconi in questo momento controlla tutto. Come ci è arrivato? Lo sappiamo. Prima Berlusconi ha edificato un impero mediatico con fondi neri Liberian Craxi, finanziamenti enormi da banche infiltrate dalla P2, Dell'Utri che fa da cerniera fra la mafia e il gruppo Berlusconi, Previc che gli porta la Mondadori corrompendo un giudice con soldi, Fininvest. Berlusconi a volte ha dei rimorsi, poi però pensa quanto è ricco e tutto passa, ok? D'altra parte cerchiamo di capirlo, Berlusconi ha bisogno di tutti quei soldi, perché senza tutti quei soldi, se io Berlusconi sarebbe Paolo Berlusconi, no? E poi attraverso questo impero mediatico si è buttato in politica per farsi leggi ad personam, evitare i processi, chiudere i programmi TV che ne parlano. Questa è la storia vera che emerge dai processi. Nella storia inventata da lui, invece, lui è il miglior statista degli ultimi 150 anni, sceso in campo per fare il bene del paese, per difendere i valori cattolici, ma ostacolato dai giudici comunisti. Ora, chi racconta la storia vera fa giornalismo, chi racconta la storia inventata da lui fa propaganda. E se non capite la differenza, non preoccupatevi, non la capisce neppure Minzolini, eppure se la passa bene lo stesso. A questo proposito, c'è chi ha parlato a questo proposito di prostituzione intellettuale, ma c'è una grande differenza fra una prostituta e certi giornalisti. Ci sono cose che una prostituta non fa. Per questo esistono le escort.
l'uso che Minzolini, come si chiama quell'altro? Masi, no, ma quell'altro, Berlusconi, hanno fatto della televisione pubblica pagata coi soldi di tutti, è un uso criminoso. Oh. Erano 8 anni che aspettavo di dirlo, ok? Questa è... il guaio vero dopo 20 anni l'abbiamo imparato, il guaio vero purtroppo è che l'Italia, li abbiamo visti, è piena di berlusconiani coi paraocchi, non vogliono sentire ragioni, tu gli ricordi Mills, Oliberian, Previti, Dell'Utri, falsi bilancio, legge ad personam, le pressioni sulla Rai, e loro, come fai a dire che è un mascalzone? Come faccio a dirlo? Per lo stesso motivo per cui se incontro per la strada di notte un tizio sudaticcio con in mano un coltellaccio insanguinato, la prima cosa che penso non è, to, un cuoco. E quando quel fazioso di Berlusconi vi dirà che voi siete mossi dall'odio, voi replicate con le parole del grande oratore latino Quintiliano che ricordava: odiare i mascalzoni è cosa nobile. Perché cosa nobile? Se lo ricorda Aristofane nei Cavalieri. Diceva: ingiuriare i mascalzoni con la satira è cosa nobile. A ben vedere significa onorare gli onesti. Buonanotte, ciao! Allora, adesso che avete sentito, vediamo se uno così lo rivogliono in televisione o no. Sentiamo, lanciate immediatamente. Abbiamo lanciato una campagna proprio perché tanti ci stavano chiedendo di unirci a loro per chiederne il ritorno in Rai. Vabbè, vediamo che è interessante. Allora, tema. Sicuramente lei avrà tante riserve, però lasciamolo andare così questo pezzo. 2010 è un altro mondo, quello che ci ha raccontato. Se a vedere le percentuali che ci sono adesso, quelle di cui parlava Travaglio, non erano tanto distanti da quelle che c'erano allora. Però, cioè, a me mi sembra da questo punto di vista. Però vorrei porre un punto che è più importante. Quello era più. Cioè, è curioso che la questione morale oggi la solleva proprio la Chiesa, no? E dice: un momento, una cosa sono le sentenze giudiziarie, una cosa è il giudizio morale che si deve dare su certi comportamenti. Ora, io mi chiedo, senza approfondire questo aspetto neanche, lasciandolo lì, come mai nel nostro paese la questione morale per alcuni arriva a pesare fino al punto che in presenza di nessun tipo di reato, eccetera, eccetera, addirittura si cancella una presenza politica sulla scena politica. Cioè, è successo per tanti, cioè non vogliamo citare fatti personali e cose personali, però per tanti è accaduto. Per altri invece questo elemento non funziona. Da che cosa dipende? Ha a che vedere con l'assetto che ha l'informazione e con questa libertà di informazione, di satira, di espressione, che nonostante tutti i cambiamenti intervenuti sostanzialmente nel nostro paese, non ha mai dato vita ad una situazione completamente nuova? Difficile risponderle, anche perché credo che molto dipenda dall'atteggiamento che ogni cittadino ha nei confronti di quel che lei denunciava. Personalmente non mi è piaciuto lo show di Luttazzi perché è eccessivo, tutto qui. Poi è chiaro che la satira è una garanzia di libertà, poi c'è un limite che a mio modo di vedere è rappresentato dal buon gusto. C'è chi va oltre quel limite, chi rimane al di sotto, ma è un dato esclusivamente soggettivo, mica si può fare una legge per stabilire ciò che è all'interno del criterio relativo al buon gusto. Poi bisogna capire anche che cosa si intende per questione morale, perché certamente i comportamenti pubblici devono essere rispettosi di che cosa? Dell'etica, entriamo in un terreno estremamente scivoloso.
del decoro e del senso comune della società, di quelli che sono i valori di riferimento della società medesima. Anche qui è tutto in qualche modo relativo all'approccio che ogni singolo ha nei confronti di un problema estremamente complesso. Non è un problema che abbiamo solo noi, perché è un problema che è tipico un po' di tutte le democrazie occidentali ed è, secondo me, materia nei confronti della quale non si può intervenire con la legge, non si può intervenire attraverso la politica. Si interviene attraverso l'educazione. Tutte quelle che vengono chiamate le agenzie educative, a partire dalla primaria, che è la famiglia, dovrebbero agire in modo tale da garantire che nel massimo della libertà ci siano dei limiti che vengono considerati non invalicabili per legge, ma dei limiti che non è opportuno valicare, perché altrimenti si determina una sorta di circo nel senso più deteriore del termine. E almeno questa è la mia valutazione. Poi chi di spada ferisce, di spada perisce, nel senso che si attiva un meccanismo in qualche modo perverso, che lacera tutto, non mi riferisco alla satira, mi riferisco alla irrisione di ogni tipo di autorità, di ogni tipo di regola, di ogni tipo di potere costituito, di ogni tipo di senso dello stare insieme. Facevo può diventare guardando, controproducente. Secondo me diventa lacerante nei confronti della società, dice ma tutto questo nel nome della libertà, ma non ci può essere la libertà di distruggere le ragioni per cui una comunità però, sta insieme. Posso fare solo una valutazione finale, forse un po' paradossale. Se ho ben capito, lo show di Luttazzi era a Bologna, al Paladozza, quindi presumo che tutti coloro che entusiasti lo applaudivano e lo portavano in trionfo poi siano uomini e donne che quando vanno a votare in una città che conosco abbastanza bene, perché è la città in cui sono nato, votano tradizionalmente da una certa che parte. Beh, ai tempi nostri, no, i tempi, no, no, ma anche, no, no, ma guarda, pure lì. No, no, anche i tempi attuali, basta guardare il risultato delle ultimissime elezioni. A parte il fenomeno Grillo. Ma non è andata proprio a votare. Tanti non sono andati. No, no, ma ho in Emilia. Avete già capito però dove voglio parlare io. Sì, certo, perché certo. Certamente. Cioè non c'è contrasto. No, no, voglio dire un'altra cosa, voglio dire un'altra cosa. Detto da me credo che sia più credibile che se lo dice Minzolini, no? Io ho trovato eccessivo, ho trovato stucchevole, no, stucchevole, qualcosa di più. Non dico disgustoso, ma se le poteva risparmiare certe nei, cose, confronti capito, per, nei confronti di Berlusconi. Ovviamente tripudio è da che mondo è mondo, no? Però bisogna molti di coloro però che voglio allargare perché cioè, no, aspetti, Santoro, arrivo, ritorno da lei. Molti di coloro che però hanno applaudito e poi magari hanno votato per Renzi. Beh, adesso il problema se lo pongono o no? Infatti, certo, qualcuno non è andato a votare. La risposta sarà quando Renzi. Accenderemo, non so, Rai 1, Rai 2, Rai 3, vedremo Luttazzi magari governato, diciamo, da un manager diverso che gli fa prima, diciamo, come dire, una serie di istruzioni per l'uso e poi dopo però lo vediamo in onda, cioè ecco. Allora, ma non bisogna capire lui. Merlino, che lì c'era un'invettiva, cioè l'invettiva di uno che per 8 anni è rimasto fuori dalla televisione, quindi in questa invettiva esprime, diciamo, come dire, con tutta la sua forza, la sua capacità di artista, un bisogno di libertà. Questa libertà doveva essere eccessiva perché eccessivo era stato, certo. Come dire, infatti, sono d'accordo il sacrificio di un talento così nella nostra televisione. Ma contestualizzata quella cosa lì. Quindi perché, era volutamente eccessivo. Era ragione Fini. Cioè era smisurata perché... Io l'ho trovata molto pesante, sinceramente. Però è da contestualizzare, perché capisco pure che una persona che è stata silenziata in una maniera così violenta per tanto tempo ha bisogno di gridare la sua. Temo che questa cosa qui non aiuterà a tornare in televisione, perché quando tu vedi una cosa del genere, per come la televisione oggi, i direttori di rete tremano la sola idea di ripetersi in televisione. Questa quindi è la abbiamo mia... dei direttori tremanti. Questa è la mia sensazione. Poi questo però sono tutti per Charlie Hebdo. Poi sì, sono tutti per Charlie Hebdo senza averlo mai aperto, bravo, perché se lo aprono, se lo aprono altro che Luttazzi. Detto questo però, posso dire una cosa in più su quello siamo che diceva? Tutti. Però en France esatto, no? Gesù parliamo di Maometto. Ti posso dire una cosa però, scusa Michele, perché tu hai fatto una domanda diversa a Fini, hai detto la questione morale. No. Negli ultimi giorni noi abbiamo rimandato alcune intercettazioni di Berlusconi, le ultime che sono venute fuori ormai diciamo a babbo morto perché non erano più, eppure io le ho rimandate per esempio in onda. Perché le ho rimandate? Perché secondo me
non c'è nulla di penalmente rilevante, anche forse sbagliato che siano arrivati sui giornali. Rimane il fatto che dentro quelle telefonate c'è una cultura, un modo di considerare gli altri, un modo di considerare le donne, un modo di considerare... l'interesse pubblico. Che secondo me va discusso, perché questo è il vero lascito di questi 20 anni di Berlusconi. Berlusconi forse non tornerà mai più al potere. Rimane il fatto che questo paese è profondamente cambiato. È profondamente cambiato, perché se loro parlano delle donne come se fossero dei pacchetti di sigarette, io ne porto tre, tu ne porti due, se la patonza deve girare, io ti dico sinceramente, da donna molto laica e da madre di due figli maschi, secondo me questa roba è molto molto pesante per le generazioni a venire, perché se mio figlio sente che il Presidente del Consiglio in carica dice la patonza deve girare, ma perché lui deve pensare di essere una persona rispettosa, di avere un rapporto con le donne alla pari, di pensare che una donna va conquistata? Cioè, è questo l'elemento culturale molto profondo. Cioè, quando c'è l'intercettazione... diciamo il linguaggio. Sì, però io continuo a pensare, l'ho detto anche a loro quando loro Forza Italia però dice no, allora non sprecherei un tuo intervento su questo, perché a me piaceva di più la patonza. No, mi spiace. E tra l'altro sto per preparare come dire una conclusione a Minzolini su questa cosa, perché è giusto anche per, ma mi interessava soprattutto l'altro lato, cioè noi abbiamo bisogno per formare la classe dirigente non solo di leggi elettorali, eccetera. Noi abbiamo bisogno di libertà nell'informazione. Se non c'è questo, come la formi la classe dirigente? Si forma casualmente, poi nei famosi talk che non contano niente, poi si scopre che contano tanto, perché Salvini, possiamo fare tutta l'ironia che vogliamo, va nei talk e diventa leader di un pezzo di società, perché poi i talk sono questo, una cosa diversa dai telegiornali, diventano un luogo, ma guarda che ha l'alternativa. Questo passaggio qua sulla libertà si ricollega esattamente all'apertura della trasmissione, quando noi abbiamo sentito l'agguato e l'attacco a Bertazzone. Oh, vi dovreste vergognare, dovreste chiedere scusa. Allora, è la libertà. Noi, Marco ha rievocato il siamo tutti Charlie. Poi attenzione, perché una satira anche pesante, anche aggressiva, anche per alcuni versi, qualcuno potrebbe anche definire pornografica, fa parte della grammatica di quel linguaggio, ci sta, altrimenti cosa facciamo? Cancelliamo Marziale e quello che tra le altre cose scrisse? No, perché c'era anche questo. Contestiamo a Harry De Luca la possibilità di dire, perché va a processo per quello che ha detto, che sabotare è un verbo nobile. Noi abbiamo paura delle parole, a me viene in mente sempre un'idea di Gaber. Ok, un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Quindi c'è la chitarra, non possiamo. No, ci mancherebbe. Però, no, a noi piace l'idea quando è riferita ad altri, quando sta sull'alto. Quando però dobbiamo entrare alla quando declinazione, è scomoda, quando è difficile allora da digerire. Tenere fuori Luttazzi perché è un pochino scomodo. Harry De Luca lo mandiamo a processo perché non può dire sabotare rispetto al rispetto a quegli anni là è cambiato il sistema, secondo te, complessivamente? No, perché, attenzione, siccome il solco è tracciato, perché devono coprirlo? È funzionale anche a Renzi che quella parte di, chiamiamola sbrigativamente, censura rimanga, perché è tutto più comodo. È un lavoro sporco che è stato fatto, secondo me, e che rimarrà. Non tornerà una libertà da questo punto di vista, perché abbiamo paura. Perché l'editto bulgaro funziona perché ancora. È un precedente che fa bene. Dire una cosa prima di Minzo, che così lui conclude, ma proprio telegrafica. La questione morale di cui tu parlavi con Fini non è semplicemente Berlusconi e il suo rapporto con le donne. È il fatto che oggi Renzi lancia una proposta per la RAI che tutti i giornali presentano innovativa e che in realtà prevede che i partiti si scelgono il Consiglio d'amministrazione e il Presidente del Consiglio si sceglie quello che prima si chiamava direttore generale, che adesso, grande rottamazione, si chiamerà amministratore delegato. Hai detto un prospero, no? Sai che rivoluzione. Dopodiché escono le linee guida. Io ci farei una puntata. Ecco, allora, no, ma scusa, nel frattempo è dato per scontato che Renzi possa fare le riforme istituzionali, costituzionali ed elettorali con un partito che ha l'1% nei sondaggi, avendo lui dal 35 al 36%, totale 36-37%, cioè che un terzo che i rappresentanti di un terzo del paese cambino la Costituzione e la legge elettorale con un accordo sottobanco con l'unico politico del mondo che ha più processi di Berlusconi, cioè Verdini, 5 rinvii a giudizio. E quello è l'amico di Renzi, non è mica più l'amico di Berlusconi. Allora, la questione morale è che quello che noi abbiamo chiamato berlusconismo è assolutamente
assolutamente trasversale a tutte le forze politiche. Questo è il problema. Io guarda, ti dico una cosa, tu non troverai mai una mia dichiarazione, ce ne sono stati quegli anni, erano anni abbastanza pesanti, in cui ho detto fuori Santoro dalla RAI, fuori Travaglio dalla RAI. Io ho sempre detto che un servizio pubblico è un'addizione, cioè nel senso aggiungi tutto, il pluralismo è questo, tutti certo. Abbiamo... Probabilmente ho avuto qualcuno che ha detto, c'era anche nelle parole di Luttazzi, invece ce l'aveva con me, ma anche lì però c'è un giudizio sbagliato. Perché io molte delle cose che ho fatto nel TG1, anzi tutte, le rivendico tutte. Io lì dentro, ti faccio un esempio, penso di essere aver fatto l'unico editoriale contro la politica tedesca di quegli anni, perché faceva comodo in quel momento, perché potremmo parlare anche di questa vicenda legata a quello che avveniva, la vicenda di Rubbi rispetto a quello che avveniva nel contesto di cui abbiamo parlato qui una volta, le vicende che hanno accompagnato la fine del governo Berlusconi. Ho fatto un editoriale contro le agenzie di rating, che è una questione centrale, perché vedi quello che sta avvenendo. Abbiamo un governo che non trova neanche, diciamo, il gusto di presentarsi parte civile lì, il che mi sembra assurdo, perché tenendo conto che ha pagato sull'unghia un altro presidente del Consiglio 2,567 miliardi, che significa un 60% dell'IMU, prima casa, tu capisci dove siamo, e lì non ci presentiamo. Ho fatto e ho tirato su una campagna sulla trattativa Stato-mafia. Ho cominciato io. Io avevo il tuo Paolo Ietti, ti ricordi il tuo, che addirittura mi contestava il fatto che lo facessi perché pensava che io lo facessi contro Scalfaro, che era una figura centrale, come si è dimostrato, perché era il presidente del Comitato per la Difesa della Costituzione, quella che adesso vogliono cambiare. E che ti fa capire. Allora io dico, noi dobbiamo pure essere abbastanza non ipocriti e capire che molto spesso, cioè, ognuno si usa le cose che vuole, che può essere lecito, ecco perché c'è bisogno del pluralismo. Anche per quanto riguarda la questione morale, io mi ricorderò sempre sulla vicenda Clinton, e non credo che, diciamo, il sigaro della Levischi sia diverso, diciamo, dal punto di vista dell'eleganza di quello che abbiamo sentito nelle intercettazioni. Però c'era Mauro all'epoca, in un'intervista con Agnelli, in cui diceva: ma le pare possibile che un personaggio come Clinton della carriera possa essere, diciamo, di fatto buttato nel secchio per una questione che riguarda uno scandalo sessuale? Allora ragioniamo su questo. Io direi di avere un atteggiamento da questo punto di vista. È laico, laico, perché la gente capisce. Gente, io ad esempio di questa vicenda qui di Berlusconi, quello che mi colpisce, e io spero che la Bocassini, che io non ho detto che deve essere allontanata, non mi interessa, anzi dovrebbe usare un quarto delle risorse che sono state utilizzate per quell'inchiesta, per capire se per caso su questa vicenda qui, che per la prima volta è andata a vedere, diciamo, nella storia della politica italiana, ne potrei perché ne ho parlato e ne ho scritto, diciamo, sotto la cintura, non c'era anche un interesse esterno di evitare che ci fosse, diciamo, nella dialettica dentro l'Europa, perché lì ci fu una guerra, che una persona, c'è un governo, complotto pure questo. Ma non parlo di complotto, funzionale, parlo quindi era funzionale. Rubbi non era la nipote di Mubarak, guarda, io bensì un agente segreto, sai, perché io, è stata lei che ha fatto Santoro, io no, però dobbiamo immaginare che mentre avveniva questo, noi avevamo quello che scrive Bini Smaghi per quanto riguarda, diciamo, la vicenda certo. Berlusconi. Quello che scrive l'ex segretario. Ma non c'entra niente. Ma non c'entra. C'entra perché tu in quel meccanismo lì tu hai indebolito, secondo me. È proprio questa la ragione per cui un presidente del Consiglio deve stare attento a chi si porta in casa. Proprio perché se si porta in casa decine di persone che non sa chi sono, armate di telefonino, può benissimo darsi che ci sia dentro qualcuno che poi va fuori e si vende queste informazioni. E ne va di mezzo il governo. E questo è il profilo a me del pelo e del letto, non me ne è mai fregato niente, a me mi è sempre fregato della ricattabilità potenziale del Presidente del Consiglio, quindi hai centrato perfettamente l'obiettivo, ma però è quello il problema che è venuto fuori da quelle telefonate. Mi devo fermare, ringraziare per questa bellissima, anche perché Mirta Merlino domani mattina deve aprire presto bottega e quindi deve scappare subito. Dopo la pubblicità ci sentiamo Emilio Fede di Ruotolo e naturalmente le vere conclusioni di questa trasmissione, che noi, per l'amore che portiamo alla satira, diciamo, sono sempre tenute dal nostro Vallo. Quindi grazie per aver partecipato. Dopo la pubblicità, Vallo. Berlusconi assolto. Io condannato.
Com'è? Su cosa? Condannato? È condannato, non ricordo più neanche. Sulla storia sempre di... Rubi. Rubi, ma... 4 anni e 10 mesi. Sì, non sono pochi. E andrò a fare, chiederò a Cesano Boscone di sostituire Berlusconi nei servizi sociali. Si è stabilito che Rubi, lui non sapeva che fosse minorenne, si è stabilito che a invitarla ad Arcore la prima volta è stato Lele Mora. Tu dimmi, io perché ho dovuto per 2 anni a portarmi sulle spalle l'accusa, l'accusa e anche una prima condanna per aver indotto alla prostituzione una minorenne. Nicole Binetti fa la, cosa fa la dentista, cosa fa la, l'igienista dentale. L'igienista mentale. Dentale. Lapsus freudiano. Lele Mora faceva l'impresario e io facevo il giornalista. La verità, verità è che ho letto che molte di queste persone hanno ricevuto dei benefici economici, un'assistenza meritata o non meritata. E il sottoscritto è stato licenziato senza un bonus di uscita. Parliamo di Berlusconi. Parliamo di Berlusconi. Scusa. E tu, lui è assolto. E tu condannato. Con il professor Coppi che dice, è vero, c'era il giro, c'era prostituzione ad Arcore. Rubi ha messo d'accordo, si era prostituita. Allora, con me non si è prostituito. Ma non c'è l'ultimo gradino della prova provata. No, con me non si è mai prostituito nessuno. Davanti ai miei occhi non è mai avvenuto nulla di strano. Ti racconto questo, non ti farà piacere, perché una volta soltanto, a proposito di Nicole Minetti che faceva lap dance, io e lui eravamo lì, guardavamo, a Nicole Minetti è scivolato da parte. Lui la prima cosa, ha afferrato da terra uno scialle e l'ha coperta. Dico una cosa che è impopolare. Impopolare. Cioè? Il ruolo delle ragazze. Ne vogliamo parlare? Sì, ne vogliamo parlare? Non se ne parla, non se ne parla perché si è maschilisti, cioè sono decine di ragazze che improvvisamente poi hanno trovato un aiuto economico. Loro prendono i soldi? E io niente, scusami, leggo perché non ho restituito mai a pagamenti, che quella prende tutta, l'altra prende tutta, l'altra prende una cosa, quell'altra addirittura c'ha in Messico una trattoria, un ristorante, investe milioni. Io sono uscito senza neanche gli ultimi mesi di stipendio. Qualcuno ha detto la vostra amicizia è sopita. Va bene, è sopita. La mia rimane, la sua no, ma si vede. È un po' latitante. Eh, adesso che è stato assolto non sarà più latitante, magari mi farà una telefonata, non mi serve. Ti piacerebbe ricevere una telefonata ora da Arcore? Direi di sì. Io da Arcore mi aspetto la telefonata di 3 persone sicuramente, di Maria Rosaria Rossi, di Francesca Pascal e di Berlusconi. Oggi chi ha più chance nel centrodestra? Matteo Salvini o Silvio Berlusconi? Dio mio, perdonami, ancora Berlusconi. Paolo, non me lo dovevi fare. Dio lo perdoni. Ma cioè, dai, ma poveraccio. È come nuovo. Io voglio aggiungere un appello al tuo. Tu hai fatto l'appello per far tornare Luttazzi in Rai. E facciamo tornare anche Emilio Fede, dai, poveraccio. Facciamolo tornare in Rai, che fa ridere anche lui, no, poverino. Comunque, è un giorno di festa e partiamo con le belle notizie. Assolto. Berlusconi, torno in campo. Bambine, subito a casa. Ma mamma, a casa ho detto. Perché sai com'è? Però è sempre festa. Assoluzione. Berlusconi si prepara a festeggiare. Ma dove cavolo ho messo la mia pompetta? Perché? È toscano. Non mi viene il milanese, andrò a lezione da Salvini. Ma il problema è che non è più il Berlusconi di un tempo, non si ricorda dov'è la pompetta. E soprattutto non è più Forza Italia di un tempo. È un partito allo sbando. Vedi, è l'8 settembre di Forza Italia. È tutti a casa. Ognuno fa come cazzo gli pare, fregano, scappano. Sembrano Mauro. Un disastro, ma anche più fedeli, no? Proprio l'8 settembre di Forza Italia. Guarda, Toti andò in cortocircuito. Ordina padrone,
Ti ripeto che il tuo padrone sono io, pezzo di latta. Ora obbedisce solo a Dudu. Così gli è andata a Toti, ma anche altri che, sai, la pitonessa tornò allo zoo dal quale era fuggita. Comunista, comunista. Sì, sì, però ora fai la brava, se no niente topolini vivi. Oh, Gasparri, abbandonata la villa di Arcore, Gasparri si rifugiò da suo fratello nel castello di Frankenstein. Maurizio, Igor, no, si pronuncia Igor. Brunetta gliel'ha fatta grossa, torna subito qui, non mi prenderai mai, brutto nano. Brunetta gli fregò le famose scarpe con il rialzo. La cosa terribile, povero uomo. Poteva mancare lui, il fedelissimo? No, eccolo. Non è un osso, ti dico che non è un osso. Riportalo subito qui. Dudù fuggì con il fallo di pietra delle scene eleganti. È un casino qui. Un saccheggio. Ma fino all'ultimo proprio, Il catetere! Dov'è il mio catetere? Verdini fece perdere le proprie tracce dopo essersi fregato anche l'ultima cosa rimasta al povero Silvio. Ma, sai, ma dai, è quasi nuovo. Falla finita, Dennis, ti ho detto che ancora non mi serve. Verdini riappare a Palazzo Chigi mentre tenta di vendere a Renzi il catetere di Silvio. È un giallo proprio, incredibile. Comunque è un finale un po' mesto di questa festa di Berlusconi, eccolo qui. Abbandonato da tutti, si travestì da Croce Rossina e l'ultimo bunga bunga lo fece da solo. Ma diciamo che non è l'unico a avere casini nel partito per Berlusconi, siamo obiettivi, no? Anche Renzi, qualche casinetto ce l'ha, mi devo levare il cappello, ma non per rispetto alla presidenza del Consiglio. Ecco, la minoranza PD dice basta! Questa è l'ultima volta! Ok, ma ora vammi a prendere le pantofole. Sì, buona. È durissima. E casini ci sono anche dalle parti della Lega. Stasera è stata nominata, ecco, il look della Lega. Lega, look, la felpa di Salvini, i pantaloni di Tosi. Loro si esprimono così, con i vestiti, sai com'è? Oh. E ora, avviandoci alla conclusione, c'è una notizia che a me mi ha colpito moltissimo. Quale? Eccola. Marchionne vende azioni FCA e paga le tasse. Solo per una volta. Tanto per provare il brivido del poveraccio. Che gli piace, un po' pasoliniano. E stavolta chiudo veramente con una bellissima notizia, almeno per noi rossi. Eccolo qua. Robot giapponese si rifiuta di stringere la mano alla Merkel. Compagni, finalmente la sinistra ha trovato il suo leader. Ci vediamo giovedì, grazie.